Ciao a tutti, benvenuti nel nostro Fab Lab. Chi è che non è mai stato qua ancora prime volte? Ok, ciao. Allora, siete in uno spazio che è per metà open dot e per metà dot dot dot. Questo è come era un po' di anni fa, perché oramai è cambiato abbastanza. Siamo due spazi diversi, nel senso che questa stanza qua è la stanza accanto, è la parte di laboratorio dello studio Dot Dot Dot, per cui è un Fab Lab che è stato fondato 5 anni fa da uno studio di Interaction Design che si chiama Dot Dot Dot. Interaction Design significa creare delle esperienze, non saprei neanche come dirlo, però. Delle esperienze di interazione differenti per fruire contenuti, spazi, siti, una serie di svariati progetti che stiamo facendo. Questo era il museo, piccolo museo del diario, che è un buon esempio per raccontare un po' cosa fa Dot Dot Dot, perché questo museo espone una serie di diari storici, mi pare sia vicino Arezzo, Pieve Santo Stefano. E questi diari sono di difficile fruizione perché non possono essere sfogliati per motivi di conservazione, e per cui Dot 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 ha trovato tutta una serie di modi di riuscire a fruire questi contenuti senza dover per forza sfogliare il diario, per cui ci sono una serie di interazioni e si sentono questi racconti tratti da questo diario. Per riuscire a realizzare tutte queste installazioni interattive bisogna fare moltissimi prototipi. Questa è stata l'esigenza iniziale di creare un laboratorio come Open Dot, però poi diciamo, è stato subito cercato di strutturarlo non solo come laboratorio di prototipazione dello studio, ma come laboratorio aperto alla città, per cui chiunque può venire qua a iscriversi e utilizzare tutti i macchinari, parlare con le persone. Imparare a programmare con Arduino, insomma, fare una serie di esperienze che permettono di iniziare a sperimentare con la digital fabrication e tutte le nuove tecnologie che abbiamo a disposizione. Per cui è un luogo di formazione continua, inteso come uno spazio dove si fanno le cose e facendole si può imparare a parlare con tutte le varie persone che frequentano il laboratorio e farsi una cultura di una serie di aspetti che trattiamo. La maggior parte delle tecnologie che usiamo qua sono relativamente a basso costo, per cui sono facili da utilizzare, per cui anche se bruciamo un Arduino o una schedina elettronica non è un gravissimo problema. Quindi siamo uno spazio di ricerca e sperimentazione dove ci diamo la possibilità di anche rompere le cose, aprirle, vedere come sono fatte dentro, insomma. Siamo abbastanza flessibili da quel punto di vista e team molto multidisciplinare, per cui oggi vedrete un po' degli aspetti di modellazione che sono legati un po' alla mia parte professionale che mi occupo molto di modellazione 3D perché ho fatto design engineering, per cui è un lavoro dove bisogna progettare oggetti industriali come il mouse, qualsiasi oggetto elettronico. Però vedremo una tipologia di modellazione che in realtà è quella più distante da quella che ho studiato, per cui non sarà un tipo di modellazione che ci servirà a fare oggetti molto squadrati ingegneristici, ma degli oggetti molto più organici, adattabili al corpo umano, adattabili agli oggetti che ci circondano, per cui molto diversi. Però qua all'interno del laboratorio abbiamo da informatici vari, li riconoscete dalle cose strane sugli schermi, tipo Luigi in questo momento, dove vedete uno schermo pieno di scritte strane alla Matrix, avete trovato Luigi. Elettronici pochi in realtà, abbiamo molti designer che lavorano con le interfacce e l'interazione in generale, quindi designer che magari sanno anche un po' programmare e realizzare interfacce per prototipare, diciamo, interfacce e esperienze.
All'interno del laboratorio abbiamo tutta una parte legata al co-design, soprattutto applicato all'healthcare, però il co-design non si applica solo all'healthcare, per cui questa è una biciclettina assistiva che abbiamo fatto per Lorenzo, però applichiamo e è parte di un processo di co-design perché questo progetto non l'abbiamo fatto noi da soli come designer, ma l'abbiamo fatto insieme ai terapisti che ci aiutavano a capire com'era giusto fare quell'oggetto. E insieme a Lorenzo, che era l'utente finale, per cui abbiamo preso le misure, gli abbiamo fatto provare delle posizioni se erano più comode o meno comode, per cui è un progetto che è stato sviluppato interamente in un ambito di coprogettazione. Questa tipologia di oggetti, tra l'altro, sfruttano una delle tipologie di modellazione di cui parleremo stasera, che è il design parametrico, ossia significa sviluppare un oggetto in una maniera in cui le misure sono interamente cambiabili in qualsiasi momento. Cioè, diamo, non lo so, faccio un cerchio all'inizio della mia operazione di modellazione, gli do una misura, continuo a fare operazioni di modellazione per cui estrudo questo cerchio, lo faccio diventare un cilindro, lo taglio, faccio una serie di operazioni, però io anche alla fine della modellazione del mio oggetto io posso di nuovo cambiare le misure del cerchio iniziale e tutte le operazioni che ho fatto successivamente si aggiorneranno. Per cui dalla biciclettina di Lorenzo è nata poi la biciclettina di Viola. Ne abbiamo una copia appesa qua alla parete di fronte. La biciclettina di Viola è una derivazione della biciclettina di Lorenzo dove abbiamo semplicemente cambiato le misure. Poi abbiamo dovuto fare ulteriori modifiche per adattarla meglio, ma tendenzialmente siamo partiti dallo stesso modello 3D, non l'abbiamo dovuto rifare da capo per cambiare misure, ma siamo riusciti a cambiarle in maniera un po' più organica, più semplice. Veniamo a noi, alla formazione di oggi. Vedremo oggi un'introduzione che faremo adesso più rapidamente possibile, però sono argomenti abbastanza ostici per cui un po' di tempo dovremo mettercelo per forza. Capire le tipologie di modellazione 3D ci aiuterà un po' a capire cosa faremo dopo, per cui useremo una serie di strumenti che sono basati su algoritmi di tipo differente e così capiremo un po' cosa sta succedendo. Salteremo a pie pari alcune tipologie di modelli 3D, ma cercheremo di focalizzarci su quelli un po' più strani presenti oggi. Il focus della lezione sarà sulle modellazioni mesh, che in realtà è una modellazione molto antica, però faremo vedere anche delle tipologie di modelli 3D che sono invece di sviluppo un po' più recente, abbiamo anche qualche piccolo software con cui giocarci. Daremo un'occhiata. Sì, scaricatevi tutto dalle pennette. Ne ho altre due qua in tasca. Se servono per accelerare il processo. No, no, tranquillo, fatto bene. Vedremo anche la tipologia di scanner 3D. Ne abbiamo pacchi di scanner 3D qua dentro. In realtà la maggior parte non li usiamo come scanner 3D. Dopo vedremo un po' di che cosa stiamo parlando. Faremo due test rapidi di scansione 3D. Uno sarà fatto in fotogrammetria, per cui è un tipo di scanner 3D che vi potete portare a casa insieme al pacchetto software che avete e continuare a usare tranquillamente. L'altro è questo qua che è accanto a Alberto con cui stavamo giocando prima. Lo faccio vedere anche su web, almeno lo vedono anche chi ci sta seguendo. 3D scan. Anche per chi ci sta seguendo dalla registrazione che pubblicheremo, è questo scannerino qua, costa, lo scopro adesso, intorno ai 400 euro. E dopo capiremo un attimo cosa sono questi tre forellini davanti e che tipologia di scanner è. E dopodiché cercheremo di fare delle piccole operazioni di modellazione a partire dalla scansione 3D. Sono molto interessanti le parti di modellazione a partire dalla scansione 3D perché sono un po' più rare come tipo di utilizzo. E
però hanno delle applicazioni interessanti sia in ambito medicale, in ambito videogames, in ambito conservazione beni culturali, per cui stanno diventando molto interessanti come applicazioni. Scaricare la cartella qui, non c'è nessun link perché è tutto via pennette, però per quando il video sarà online metteremo online anche la cartella con i software. Tutti i software che trovate sulla pennetta sono comunque trovabili online, per cui se lo volete linkare a qualche amico è tutto materiale gratuito e facilmente reperibile. 10 minuti prima di pranzo ho scoperto che c'è un'altra categoria dopo questa, di tipologie di modelli 3D, per cui questi erano quelli a me conosciuti fino a poche ore fa, in realtà ce ne sono altri tipi. E una prima tipologia di modello 3D che si affronta, diciamo, è il più banale, in realtà si tende a scoprirlo abbastanza in avanti con l'esperienza, diciamo, che è la point cloud, e è il tipo di modello 3D più semplice che esiste perché è solo tre coordinate di un punto nello spazio, quindi ogni punto è descritto da tre coordinate, si trova nello spazio e dice qua c'è qualcosa. Non descrive una superficie, non descrive niente di più della posizione di un punto adimensionale nello spazio. Questa point cloud è il primo output che ci arriva da uno scanner 3D, per cui quando uno scanner 3D effettua una scansione ha una prima uscita del dato come point cloud. La point cloud in realtà può avere anche altri dati, per cui un punto oltre alle tre coordinate può avere anche dei dati di colore, dati di intensità di calore, ad esempio, cioè ci sono degli scanner 3D per architettura che integrano degli scanner termici, per cui lo stesso punto può avere magari anche dei dati aggiuntivi di sensori che sono presenti all'interno dello scanner. Tutti questi dati poi confluiscono in una parte dell'algoritmo che elabora la scansione 3D, che cerca di costruire sopra una mesh triangolare, sopra la point cloud. Questi qui sono i due tipi di elementi 3D con cui lavoreremo oggi. Faremo vedere anche un pochino di elementi voxel, che invece sono dei pixel solidi, ossia si descrive lo spazio, il modello 3D con dei pixel in tre dimensioni. Per cui se immaginate il pixel sullo schermo è un pixel a due dimensioni, immaginate di mettere tanti schermi uno davanti all'altro e quello è un volume descritto da pixel solidi. Ok? Un concetto un po' strano. Alla stessa maniera della point cloud, i voxel possono avere ulteriori informazioni oltre alla posizione e la presenza o no del voxel, per cui possono avere dei dati di se c'è o non c'è il materiale, non tra 0 e 1, ma tra 0 e 2,5, quanto vogliamo, per cui possiamo avere delle sfumature di materiale. Se voi immaginate che sullo schermo usiamo degli algoritmi di anti-alias, che servono a vedere una risoluzione maggiore, questa immagine qua se la riesco un po' a ingrandire. Questo è cosa succede sulle nostre immagini, invece di renderizzarle come un pixel che è 0,1, quindi bianco-nero secco, le renderizziamo con delle interpolazioni del... Ciao Gigi. Benvenuto. Le renderizziamo con delle interpolazioni di pixel che ci permettono di dare dei dati maggiori al nostro occhio, per cui noi vediamo più facilmente una linea in questo oggetto qua, se lo vediamo un po' più da lontano, che in questo oggetto qua. Cioè questo ci sembra più scalettato rispetto a quest'altro. La stessa cosa può succedere in uno spazio voxel, per cui anche i voxel possono essere sfumati. Quindi possiamo avere delle sfumature di materiale, possiamo avere delle sfumature tra due materiali diversi, perché io posso descrivere
il voxel come contenente più tipologie di materiale, posso sfumare tra due tipologie di materiale, posso avere degli spazi RGB, posso avere degli spazi di durezza, quindi materiale più morbido, materiale più duro, per cui posso descrivere una grandissima quantità di cose all'interno dello spazio voxel. Dipende tutto da come è fatto il programma e che finalità ha quel programma. Torniamo invece alle tipologie più diffuse di modelli 3D, mesh triangolari e mesh quadrangolari, vedremo tra poco qual è la differenza, e NURBS. Se avete fatto design o facoltà di questo genere, usate al 99% NURBS per creare qualsiasi oggetto 3D, perché sono, diciamo, lo strumento di modellazione che dà una capacità di controllo maggiore in termini di superficie, per cui si riescono a creare dettagli, si riescono a creare curve esattamente circolari, esattamente paraboliche, esattamente a caso, e ci permettono di creare degli oggetti che sono zoomabili all'infinito, per cui io non su una superficie NURBS posso. È come la differenza tra vettoriale e pixel sul 2D, per cui riesco ad avere una risoluzione molto più alta. Dicevamo prima, le point cloud è il dato grezzo che ci arriva dagli scanner. Questo è quello che vede un Kinect, quindi un tipo di scanner 3D che viene usato nei videogiochi. Le NURBS, per spiegare rapidamente un po' come funzionano, sono curve matematiche che servono a descrivere superfici, per cui NURBS vuol dire Non Uniform Rational Basis Spline, che non ho la più pallida idea di cosa voglia dire, però tendenzialmente si basa tutto sulle spline, che è questo strumento di costruzione delle curve, credo Bézier siano, però ci sono varie matematiche anche lì sotto, e se io prendo una di queste curve e la copio più volte, ho le informazioni necessarie per costruire una superficie. Questa superficie avrà tanti punti di controllo, quante sono le curve che la costruiscono, e io posso modificare ognuno di questi punti di controllo per modificare il mio oggetto 3D. Dopodiché la posso tagliare, la posso aggiuntare con altre superfici e continuo con la mia operazione di modellazione. Sì, esatto, questo è sono proprio una curva che descrive uno spazio, cioè una curva matematica per cui la posso zoomare all'infinito senza mai perdere, diciamo, dati. Tutti questi programmi che vedete qua sotto fanno tutti parte, cioè utilizzano tutti le NURBS come motore di modellazione base, per cui abbiamo dei strumenti di modellazione che sono per superficie, ossia lavorano proprio sulle singole superfici NURBS e ci permettono di proprio lavorarle a livello basilare. E erano molto diffusi, parlo al passato, in ambito product design. In realtà, oggigiorno è tutto passato sui parametrici, che sono invece tutto quest'altro gruppo di software qua, perché se il cliente a fine del progetto ti dice: guarda, il mouse che hai disegnato è un po' scomodo, mi servirebbe 3 mm più alto sul dietro, se io ho disegnato tutto con un software non parametrico, devo ridisegnare tutto da capo. E magari sono un mese di modellazione, non lo so. Invece su tutti questi software qua uno risponde al cliente, mentre ancora al telefono dice: nessun problema, corregge due numeri, il modello si aggiorna e rimanda il modello 3D al cliente. Non è così facile, se non avete fatto bene il modello 3D si rompe tutto, succedono cose brutte, magari devo lavorarci 2 giorni in più per rimettere a posto il modello 3D, però in linea di massima è quello che si può fare con questi software qua. Si chiamano modellatori solidi, ma non è propriamente vero. Nessuno dei modelli 3D basati su Mesh o NURBS descrive mai l'interno dell'oggetto. Questa cosa è possibile solo per adesso con
la modellazione voxel e quella che abbiamo scoperto poco prima di pranzo, che è la modellazione per ESA, come si chiamava Gigi? Non mi ricordo. ESA Adreali. Esatto, lo cerchiamo scritto così ve lo facciamo vedere. Hexahedral mesh. Ok, vediamo se si può zoomare questa cosa molto bella. No, non si può. Sono mesh fatte da dei cubettini, chiamiamoli cubettini deformabili. Quindi un esaedro è un parallelepipedo, però dove non necessariamente le facce sono parallele. E non necessariamente sono uguali la lunghezza dei lati, per cui posso stirarlo, allungarlo, schiacciarlo, può prendere varie forme. Questo è uno delle due, tre tipologie, perché in realtà c'è anche la tipologia triangolare di questo, per cui con, come si dice un triangolo 3D, il primo platonico, non mi ricordo il nome, La piramide. tetraedro, brava. Possiamo avere anche una mesh tetraedrica che descrive l'interno di un oggetto 3D. Stiamo cominciando ad andare un po' sull'esoterico qua. Torniamo alla modellazione mesh. Modellazione mesh esiste di due tipologie principali. Quella formata da dei quadrilateri viene usata di solito per la progettazione di oggetti mesh, quindi fatti da reti di poligoni, nell'ambito soprattutto della computer grafica, qualsiasi cartone in 3D che vedete è stato disegnato con delle mesh quadrangolari, perché sono più facili da lavorare, ci sono più strumenti di modellazione, hanno meno, come si chiamavano, discontinuità, no, com'è che si chiamava Gigi? Lo chiamo sempre Gigi in causa. I punti di discontinuità, giusto? Sulla mesh quadrangola, no, sì. Di uni, vabbè, niente, ce ne freghiamo del termine corretto. Per cui, diciamo, la mesh quadrangolare, singolarità, ok? A meno di questi punti fastidiosi qua, che vedete in questo punto qui, dove si uniscono più vertici. Quindi una mesh quadrangolare riesce a far fluire delle linee intermedie tra gli angoli che ci permettono di dividere questa mesh in quadretti ulteriori che ci permettono di aumentare e diminuire la risoluzione a piacere. In pratica, tramite questo algoritmo che si chiama di Cutmull-Clark, se qualcuno ha mai usato Cinema 4D, 3D Max, probabilmente l'avete sentito dire. È un algoritmo che permette di lisciare le mesh, per cui se io parto da un cubo e lo butto dentro un modificatore basato sull'algoritmo di Cutmull-Clark, faccio una prima suddivisione. Se fate caso, questo è sempre il mio cubo di partenza, solo che è stato diviso in quattro, ok? Quindi ottengo un oggetto un po' più stondato. Prendo questa faccia, la divido ulteriormente in quattro, e ancora questa faccia qua. È divisa in 4, la divido ulteriormente in 4, così via fino a che non aumento di risoluzione i miei oggetti. Questo è il modo in cui i programmi che fanno animazione 3D aumentano in maniera dinamica la risoluzione degli oggetti che vedete. Per cui se la faccia di una persona magari è molto vicina all'inquadratura, viene deciso di aumentare la risoluzione, si riesce a definire maggiormente l'oggetto e sembra più definito. In realtà l'oggetto sotto ha sempre questa risoluzione qua. E ad esempio, questo qua è il cosiddetto poligono di controllo di questo oggetto qui. Quindi questo qui è stato lisciato con l'algoritmo che vedevamo prima per ottenere una forma più morbida, ma in realtà i punti di controllo si trovano ancora nella posizione di questi vertici qui. Perché io posso tirare tutti i miei vertici e modificare in maniera organica l'oggetto. Quindi in fase di operazione di modellazione dei miei personaggi in 3D, quello che viene fatto è si parte da una struttura di controllo
come quella che vedevamo prima, che è abbastanza simile per tutte le facce, cioè viene sempre disegnata uguale, per cui oramai il corpo umano è stato risolto, il modo migliore di posizionare i poligoni, per cui si vede quasi sempre questa architettura qua, perché è un po' la migliore. C'è un'architettura simile per tutta la parte del corpo. E quindi parto da una struttura base, comincio a tirare tutti i miei punti di controllo fino a che non ottengo il tipo di volto che voglio creare, e poi comincio a suddividere, cioè dico al programma di modellazione: ok, passa alla suddivisione successiva e continuo ad aggiungere dettaglio. Però io non sto più modificando la struttura originale, ma sto modificando delle texture. Che sono delle immagini applicate sul modello 3D che permettono di dare del displacement, ossia sono delle mappe di displacement che permettono di dire: guarda che quel vertice in quel punto è di colore nero, per cui devi andare un po' più dentro rispetto alla superficie originale, oppure di colore bianco, quindi devi spostarmelo un po' più fuori. Per cui nelle operazioni di modellazione successiva, dove si va a definire i dettagli, di solito non si sta più modificando il modello 3D, ma si sta solo modificando una mappa di displacement, quindi un'immagine a tutti gli effetti. Realizzato il modello ai poli a questa maniera, per alcune ragioni può essere conveniente triangolarlo, ossia se io sto facendo un videogame, i videogame supportano preferibilmente le mesh triangolari, dipende un po' dai motori di rendering, non lo so, dico cose a caso, probabilmente funzionano entrambe le opzioni in base al tipo di motore di render, ma credo siano più diffusi quelli triangolari. Per cui si ritriangola, si riaumenta la risoluzione del triangolare e si trasportano tutti i dettagli che avevamo in questo modello sulle texture del modello finale. All'interno delle texture del modello finale di solito si mettono anche dei colpi di luce che vengono pre-renderizzati. Ossia io creo delle mappe dove, se voi avete due oggetti che stanno uno vicino all'altro, si crea una specie di ombra di mezzo tra i due oggetti. Perché se voi immaginate che la luce arriva un po' da tutti i lati, perché rimbalza sulle pareti, rimbalza sul terreno, se io ho due oggetti molto vicini, ci sarà sempre un'ombra tra di loro, perché sto bloccando la maggior parte dei punti d'ingresso della luce. Questa ombra si chiama in termini tecnici occlusion map, che è una mappa che descrive quanta ombra c'è tra i miei oggetti. Io prendo tutte queste informazioni, le spiattello sulla mia texture e avrò varie texture, una sarà una mappa di colore RGB, un'altra sarà una mappa di illuminazione, un'altra sarà una mappa di riflessione, per cui decido quanto è riflettente il mio oggetto, e tutte queste informazioni vanno a finire in un pacchetto di immagini che viaggia insieme col mio modello 3D. Insieme col mio modello 3D ho anche una informazione di unwrap, che significa come l'immagine si spalma sull'oggetto. Ok? Quindi tutte queste informazioni servono a creare i modelli 3D per la visualizzazione sul computer tendenzialmente, che siano videogiochi o non lo so, film di cartoni in 3D, cose del genere, abbiamo sempre fatto tutti questi passaggi qua. La mesh triangolare è lo standard per la visualizzazione perché permette molto facilmente di individuare la normale, ossia la perpendicolare al mio triangolo, che è quella che ci permette di identificare i riflessi delle luci. Per cui se io sono nel mondo reale, abbiamo infiniti raggi che partono dal sole, infiniti, non so neanche se definizione corretta nel caso della luce, se si potesse identificare il singolo raggio, non so se è fattibile. Esatto. Per cui normalmente abbiamo tantissimi raggi che permeano lo spazio, questi raggi colpiscono gli oggetti, vengono rimbalzati un numero infinito di volte fino a che non perdono completamente potenza, perché ogni materiale li assorbe,
E a un certo punto finiscono nel nostro occhio, colpiscono il cono o il bastoncello, diventano un'informazione che arriva al nostro cervello e noi diciamo, to c'è una mela qua davanti a me, questa è una mela, lo vedete. Se noi dovessimo fare la stessa operazione in un computer, il computer si metterebbe lì a calcolare il primo pixel dell'immagine, starebbe lì per i prossimi millenni. In realtà quello che viene fatto al computer è prendo la mia griglia di pixel, che è l'immagine che voglio ottenere, ogni pixel spara un raggio, lo faccio rimbalzare sui miei oggetti sulla scena con un numero di volte che io limito. Che è il numero di rifrazioni che abbiamo per avere una luce più morbida all'interno dei nostri rendering. Vedo questo raggio quanto arriva vicino a una sorgente luminosa. Perché se la colpisco perfettamente avrò l'illuminazione al 100% di questo triangolo che vedo. Se invece ci arrivo vicino avrò l'illuminazione magari al 70%, al 60%, al 30% così via. In base a come ho fatto il mio materiale e come ho fatto la sorgente luminosa. Quindi se è una sorgente luminosa più sfumata o meno sfumata, se il mio materiale diffrange di più la luce oppure no. Per cui in base a come avviene la rifrazione io vedo quanto sono distante dalla luce e quindi quanto è illuminato il mio triangolino. Con la mesh quadrangolare questa operazione non si può fare perché un quadrangolo non identifica in maniera univoca una normale, perché il quadrangolo non è mai piatto su un modello 3D, perché un triangolo descrive per forza un piano, a meno che non siano allineati i vertici, mentre un quadrangolo può essere deformato in varie maniere. Per cui normalmente quando si lavora sulle mesh quadrangolari il computer la divide a caso in due triangoli. Per cui taglia su una delle due diagonali e la trasforma in due triangoli. Per cui se voi lavorate in modellazione, che siano NURBS o mesh quadrangolari, passate sempre dai triangoli per visualizzare le vostre mesh sul computer. Per cui ogni programma di visualizzazione ha sempre una conversione in mesh. Esistono vari programmi di modellazione mesh diretta, per cui significa che non passo dalle NURBS per ottenere le mie mesh. Sono dimenticato MeshLab su questa slide, però c'è anche MeshLab. Andiamo da programmi. Queste non sono divisioni in categorie nette perché c'è un po' una sfumatura tra tutti questi programmi. Partiamo da animazione rendering, dove si modella in mesh quadrangolari, si crea il nostro omino con le braccia aperte. Gli si mettono le ossa virtuali, ossia sono i giunti che permettono di muovere le braccia e come se fossero vere e proprie ossa all'interno del modello 3D. Blender è uno gratuito, per cui se vi interessa fare rendering, animazione, giù di lì senza spendere niente potete usare Blender. Tutti gli altri sono a pagamento, tutti gli altri di questa categoria di animazione. 3D Max forse è uno dei più famosi. Anche Maya è stato acquisito anche lui da Autodesk. Abbiamo programmi di sculpting che servono proprio a fare le mesh con altri poligoni che vedevamo prima, quelle della faccia con tutte le rughe o il mostro cattivo del film. Sculptris di questa categoria è un altro gratuito, c'è nel pacchetto di software che vi ho passato. Madbox Sculptura è un'app per iPhone, iPad e Mac, per cui la potete mettere su tutte queste e disegnare direttamente su cellulare. Mesh Mixer è quello che useremo stasera. È un po' intermedio tra sculpting e elaborazione mesh da scansioni perché ha degli algoritmi un po' intermedi e si posiziona un po' a metà tra queste due categorie. Mi sono dimenticato di aggiungere MeshLab, che starebbe perfettamente in questa categoria qua, perché permette di allineare delle point cloud, permette di allineare due pezzi di due scansioni e metterli insieme, ve lo faccio vedere sul sito magari, però era quello che stavamo vedendo prima, poi vi faccio vedere il programma. E più o meno queste sono le categorie principali su cui ci muoviamo nell'ambito mesh. Torniamo un attimo a rivedere i voxel. Dicevamo prima, è uno spazio
definito da dei cubetti solidi che possono avere tante informazioni, colore, materiale, eccetera. La prima volta forse tutti noi l'abbiamo visto era dentro Minecraft, una modellazione a voxel. In questo caso erano pixel un po' più renderizzati, quindi anche con delle immagini. Tra il pacchetto software vi ho passato questo Magica Voxel che possiamo vedere dopo, è una specie di paint 3D, diciamo. Però i voxel possono essere usati per modellare direttamente, per cui io voglio ottenere un oggetto che è voxel per qualche ragione, perché mi piace la pixel art, non lo so. Oppure possono essere gli strumenti intermedi di modellazione dove io poi cerco di costruire un'isocurva attorno al mio oggetto utilizzando questo algoritmo. Questa è una parola che ritorna abbastanza spesso nei programmi che usano i voxel. Per cui una specie, dicevamo prima che il mio voxel può essere anche sfumato. E quindi questa sfumatura io a un certo punto devo decidere dov'è che sta il solido, quindi dico il solido sta al 30% del mio volume, oppure il solido sta al 70%, per cui io ho una sfumatura di solido e decido che voglio una superficie che viaggia su tutti i valori 30 della mia sfumatura. E quindi questa cosa ve la devo far vedere perché se la spiego non ci capiamo nulla. Questo spazio qua che vedete è il mio spazio voxel all'interno. In questo caso stiamo usando Rhino con Grasshopper, che è un modellatore algoritmico per Rhino, e all'interno di Rhino abbiamo installato la plugin Monolith, per cui se avete già Rhino e Grasshopper potete installarvi Monolith e giocarci. Quindi abbiamo Rhino, apriamo Grasshopper. Non ho più i file da 5. Cavolo, l'ho messo. Non so se riesco a farvelo vedere. Scansione, dove l'avrò messo. Mi do 5 minuti, se no passiamo avanti. Allora, vediamo un attimo. Ah, non l'ho installato su questo PC. Va bene, me lo installo, poi lo guardiamo dopo. Comunque, la cosa interessante appunto è che usiamo i voxel come strumento intermedio di modellazione. Per cui possiamo usare questo strumento come strumento che ci permette di fare dei modelli 3D che non riusciremo a fare in maniera semplice in altre maniere. Per cui possiamo usare ad esempio i voxel per sommare l'interferenza che hanno una serie di punti all'interno dello spazio. Questo modello 3D è fatto semplicemente con dei punti, per cui io assegno una forza a ognuno di questi punti e una sfumatura. Per cui immaginate che a partire da quel punto si crea una sfumatura di pixel attorno, per cui questo punto genera una sfumatura attorno a sé, dove al centro del punto io ho il massimo del solido, e più mi allontano dal punto, e più diminuisce il materiale. Questi punti, se si avvicinano l'uno con l'altro, sommano i propri spazi di volume. E quindi due punti vicini creano una bolla un po' più grande e via via che si avvicinano tendono a fondersi insieme le due bolle. Si vede un po' in questa zona qui. Se riesco a installarlo, poi ve lo faccio vedere. Questo mi sa che lo devo chiudere. Vabbè, andiamo avanti. All'interno di Mesh Mixer vedremo ci sono degli strumenti che utilizzano i voxel come strumenti intermedi di modellazione. Allora, vediamo se riesco a sto giro. Non c'è più, ce l'ho qua. No, niente.
vediamo se riesco a vedere da qua. Questo programmino non so se funziona senza Grasshopper e Rhinoceros installato, per cui si può utilizzare sia come elementi all'interno di Grasshopper sia come standalone, però che si faceva? Posso editarti tu? No, però non mi ricordo come si può usare. Facciamo prima, ve lo faccio vedere dal sito. Per cui la roba interessante della modellazione Autodesk oramai compra qualsiasi startup innovativa in termini di modellazione. Motivo per cui la metà dei programmi che vi faccio vedere qua sono di proprietà Autodesk. Dicevamo, abbiamo un algoritmo che permette di passare poi di nuovo dal nostro spazio voxel tornare alla nostra Karamata Mesh, e il Marching Cube è l'algoritmo che permette di fare questo passaggio. Diamo un'occhiata invece ai sistemi di scansione 3D, poi finiamo con la parte noiosa e usiamo lo scanner 3D e iniziamo a elaborare le mesh subito dopo. Questa è, diciamo, una categorizzazione molto grezza delle tipologie di scanner 3D. Si parte da una prima differenziazione tra quelli che distruggono l'oggetto di indagine e quelli che non lo distruggono. Questa è la divisione più bella, ma di solito non viene citata. Si parte a citare tra quelli in contatto e non contatto, però è molto divertente inserire anche la scansione distruttiva. Purtroppo non ho trovato immagini, per cui è così la slide e ve la descrivo usando questa immagine qua.
Si prende un corpo umano, morto possibilmente, lo si congela, lo si taglia a fettine e si scansiona ogni fettina. Esatto. Ce l'hai. È una delle prime tecnologie di tomografia che sono state utilizzate in campo medico. E è una tipologia di scansione effettivamente distruttiva. Per cui potete prendere il vostro salame, tagliarlo, scansionare ogni fetta, e a quel punto potete scorrere tra le varie scansioni e vedere com'è fatto dentro il vostro salame. Purtroppo non si usa più, però era molto interessante, secondo me. Tecnologicamente aveva dei suoi punti di forza. Tomografia infatti vuol dire in greco tagliare a fette e fare il disegno di ciò che tagliamo a fette. Passiamo invece alle tipologie di scansione molto più noiose, non distruttive. La prima si tocca l'oggetto in ogni suo punto con un calibro speciale mosso da una macchina CNC che riesce a sentire dove esattamente nello spazio ho toccato quell'oggetto. Per cui di solito questo tipo di scansione viene fatto per motivi cosiddetti metrologici, ossia io ho un modello 3D, ho fatto un processo di produzione, tipo fresato CNC il mio oggetto, quindi fresato come la fresa che c'è nell'altra stanza, e devo vedere quanto accurato è stato il mio processo produttivo, per cui quanto il mio oggetto si è spostato dall'oggetto che avevo nel computer. Per cui mi metto lì con la macchinina e dico: vediamo se il centro del cerchio è ancora il centro del cerchio, vediamo se questo oggetto è effettivamente un cerchio. Tocco i quattro angoli del cerchio e dico: ah sì, è effettivamente un cerchio, oppure è un cerchio ma è un po' più piccolo di quello che volevo, oppure è leggermente un'ellisse. Per fare un'intera scansione 3D con questo metodo ci vogliono giorni. Bisogna andare lì, fare una griglia di punti di 12.000 punti e toccare tutti i 12.000 punti. Per cui di solito non viene usato come scanner 3D, ma viene usato appunto per misurare dei punti cardinali del mio oggetto. Tutte le altre tipologie di scanner, questa tipologia tra l'altro viene anche in una maniera abbastanza semplice. Esistono delle cosiddette penne 3D, che sono dei piccoli braccettini che potete tenere accanto al mouse, che sono l'equivalente del mouse ma in 3D, per cui io ho una penna che posso muovere nello spazio, è collegata a una specie di braccio meccanico e può servire sia per modellare in 3D con una penna simile alla penna a tavoletta grafica ma in 3D, oppure posso toccare degli oggetti e misurarli. Non sono molto accurate quanto questo bellissimo, fichissimo braccio robotico, per cui non è che siano così precise quanto la versione costosa, però ci si può fare qualcosa di interessante. Tutte le altre tipologie di scanner 3D sono non a contatto, quindi abbiamo degli scanner 3D che vedono il mondo reale in qualche maniera, come quello con cui stavamo giocando prima. In base alla tipologia in cui vedono il mondo reale, abbiamo dei vantaggi e svantaggi in termini di precisione, se riescono o no a vedere degli oggetti trasparenti, riflettenti, insomma, hanno pregi e difetti in base alla tecnologia. Il primo che vediamo è il LIDAR. Ne abbiamo appena acquistati tipo ieri due in questo laboratorio perché servono a Dodo Dot per delle installazioni. Questo è uno scannerino LIDAR molto semplice. Dico molto semplice perché hanno un unico raggio laser. Gli scanner LIDAR funzionano per tempo di volo, ossia sparano un raggio laser e misurano dopo quanto tempo torna indietro il raggio, ossia il raggio fa una riflessione casuale sull'oggetto, ho una telecamera che riesce a vedere
quel punto che è stato colpito dal laser e si misura la differenza di fase tra quando è stato sparato il raggio e quando torna. Non è che ne spara uno solo di raggi, ne spara non so quanti per ogni giro, per cui questo oggetto appena viene acceso comincia a girare come un pazzo così, spara raggi laser che non potete vedere perché sono infrarossi, e continua a misurare il tempo di ritorno di questi raggi laser, per cui lui genera una scansione 3D che è una linea che si muove in tutte le direzioni, quindi è una linea che va a polare attorno a questo oggetto, e per ognuna di queste linee lui misura la distanza del primo oggetto che colpisce. Ovviamente misura la distanza del primo oggetto perché dopo il raggio laser non passa attraverso l'oggetto, quindi non riesce più a vedere dopo la prima riflessione. Se voi immaginate invece di avere un unico raggio laser ne ho tanti, quindi riesco a sparare dei raggi laser più o meno a 180 gradi in tutte le direzioni, quindi ho una linea, una serie di raggi laser e muovo questi raggi laser alla stessa maniera, riesco a vedere più o meno a questa maniera, per cui questo tipo di visione, la presentazione ce l'avete comunque anche sulle PNT vi ho passato, per cui se vi serve riguardare qualcosa ce l'avete anche quella. Questo è come vede una macchina guida autonoma sul tettuccio, questo aggeggio qua, e qui il colore credo che sia mappato in base alla distanza, per cui il colore giallo è sugli oggetti più vicini, il colore rosso sugli oggetti più lontani, quindi vede a questa maniera, quindi vede in tutte le direzioni e riesce a misurare a distanza gli oggetti. Questo credo sia, a giudicare dalla distanza degli oggetti, credo sia stata posizionata su questa torre al centro della piazza, lo scanner 3D. Perché se, no, in realtà forse qua sotto, sì, alla base della torre, e perché è dove sta la zona gialla, per cui probabilmente era uno scanner su treppiede tipo questo, che si usano molto in ambito architettonico, per cui devo fare il rilievo di una zona e vado là col mio treppiede, faccio una serie di scansioni in tanti punti differenti, uso un software di allineamento delle scansioni 3D, quindi prendo tutte i miei file tipo in cloud, trovo dei punti notevoli e cerco di allinearle. Di solito si fa un allineamento molto grossolano e poi il software fa girare degli algoritmi di calibrazione, cioè che riescono a capire qual è il matching ideale tra queste due nuvole di punti e trova il posizionamento migliore, per ridurre l'errore del tot per cento, non so che. Fa una serie di iterazioni e trova quella al minore errore, diciamo. Per cui questa è la vista di uno scanner LIDAR. Perché noi abbiamo invece uno scanner LIDAR che fa solo un raggio? Cioè, che cosa ce ne facciamo? Lo usiamo come touchscreen. Questi scanner qua possono essere usati in due maniere differenti. Cambiato, mi hai rubato lo schermo, aspetta, io sono il rosso, sì, ok, come mai usiamo uno scanner LIDAR con un solo raggio laser? Perché lo usiamo come touchscreen, significa questo noi lo posizioniamo su una parete e quindi avremo un raggio laser che corre subito vicino alla parete. Su quella parete proiettiamo, per cui abbiamo uno schermo con un qualcosa che rileva se qualcuno si avvicina col ditino alla parete. Quindi lo posizioniamo un attimo prima della parete, così se uno va a toccare la parete ce ne accorgiamo. E viene usato anche all'entrata dei negozi, esatto. Se voi mettete due di questi, perché uno da solo non riesce a rilevare se entra un gruppo di persone, però ne mettiamo due attorno alle porte di un negozio, che sparano in orizzontale, quindi avremo due dischi che riescono a rilevare le persone, e sommando le due scansioni 3D di questi due dischi, scansioni 3D sono scansioni 2D in quel caso,
abbiamo un piano che rileva qualsiasi cosa passa nel mezzo. Vengono usate nelle industrie per contare le scatole su un nastro trasportatore, applicazioni di questo genere. Ne abbiamo un altro che spara 4 raggi laser paralleli. In quel caso possiamo riuscire a rilevare se un oggetto che entra all'interno dello spazio si sta avvicinando, cioè se sta passando attraverso il disco di rilevamento in una direzione o nell'altra, magari, o cose di questo genere. Il laser ha, scusate, scanner a triangolazione, invece è una tipologia diversa, spara una linea laser oppure un punto laser che però viene mosso come se fosse una linea, oppure può sparare. Sì, no, di solito sono queste due tipologie qua. E poi ho una telecamera, che è una distanza e un angolo calcolato. Per cui sia il laser sia la telecamera sono messe su una baseline con una misura molto precisa e con due angoli convergenti molto precisi. In base a dove nell'immagine vista dalla telecamera io vedo la linea laser, riesco a fare una scansione 3D di quella linea. Per cui se io sto usando la tipologia che muove il punto laser, muovo il punto laser e via via che muovo il punto laser, vedo dove trovo quel punto nello spazio, faccio seno e coseno, la mia triangolazione tipica, e riesco a misurare in base alla baseline. Per cui io ho la mia baseline, che è la mia linea di riferimento, ho i due angoli, cioè dove sto vedendo il punto e dove sto sparando il punto. In base a questa triangolazione riesco a misurare la distanza dell'oggetto rispetto alla telecamera. Poi esistono tante tipologie differenti, ci sono quelli che hanno la telecamera che sta ferma e la linea laser fa uno sweep, per cui io ho il mio scanner 3D su un cavalletto, l'oggetto è fermo appoggiato su un tavolo, premo play e lo scanner fa una scansione dell'oggetto da quel punto di vista. Poi, se sono fortunato e ho un turntable, lui gira esattamente di 10 gradi il mio oggetto e faccio un'altra scansione. Se sono fortunato perché so che dopo le scansioni sono esattamente a 10 gradi l'una dall'altra e le riesco a allineare più facilmente. Oppure il software me le allinea già automaticamente. A quel punto la mia unica sfiga è che poi devo girare l'oggetto, mettere quello che prima era sotto, metterlo sopra e scansionare di nuovo. E a quel punto avrò solo due scansioni 3D da allineare. Dico solo perché quando ero al Poli ho fatto un corso opzionale di reverse engineering, ho usato il mio primo scanner 3D, era della tipologia che scansionava, non avevamo il turntable, ci hanno fatto fare una quindicina di scansioni per riuscire a fare una statuetta e poi ce le siamo dovute tutte allineare su MeshLab. È stato molto divertente. Però la cosa interessante di questi scanner è che sono precisissimi, cioè è venuta una scansione veramente, veramente bella. Sono precisissimi se sono scanner come quelli che c'erano lì a Poli da 15.000 euro. Era un Minolta abbastanza bellino. Ci sono servizi di sicuro per noleggiarli, per belle arti probabilmente. Però la cosa interessante è che sono scanner in realtà molto facili da fare anche in versione maker o costruibili con dell'hardware che costa molto poco. Per cui questi scanner vanno da 20.000 euro a 300 euro. Per cui su quel target di prezzo lì riuscite già a trovare qualcosa. E se andiamo su shopping, beh, questa stampante ne ha uno dentro, ma ve lo sconsiglio. Vabbè, adesso non li sto trovando. Quella è un'altra tipologia ancora, che la vediamo dopo. Allora, ve lo dico perché lavoravo nell'azienda 3D che ha fatto la Fabtotum, che è quella stampante nera lassù in cima, e
che avevano scanner 3D all'interno, che però non ha mai funzionato. No, non lo dite in giro che l'ho detto. Esatto, lo pubblichiamo. Eliminiamo questa parte dal video. Questo qua è uno scannerino fatto più o meno con la stessa costruzione che c'era all'interno di quella macchina. La cosa fondamentale da cercare in uno scanner di questo genere è che sia o calibrato molto bene o calibrabile molto facilmente. Nel senso che se l'angolo non è esattamente 57,3 come è nella realtà, l'angolo tra la telecamera e il laser, gli oggetti vengono fuori irrimediabilmente deformati. E quindi o ho un algoritmo che mi calibra automaticamente il software in base a quanto è scalibrato il mio laser, oppure devo riuscire a calibrare esattamente il laser per allinearlo esattamente col centro di rotazione del piatto rotante, cose di questo genere, per riuscire a fare bene la scansione. Per cui l'unica cosa da valutare nel caso dell'acquisto di uno scanner economico di questo tipo è quanto è fatta bene la procedura di calibrazione. Per cui di sicuro vi arriva scalibrato perché viene spedito e basta, gli date una bottarella e si scalibra. Per cui esiste la procedura di calibrazione, funziona bene, andate a vedere nel forum e capite se funziona. Lo scanner che abbiamo visto prima e che vedremo tra poco è dell'ultima, penultima categoria che vi faccio vedere, terz'ultima categoria che vi faccio vedere, che è la luce strutturata. Se Alberto vi fa vedere non lo schermo del computer, ma il fronte di quello scanner là, ha due, passamolo un po'. Davanti abbiamo due telecamere. Un sensore che non so cosa serve e un proiettore di luce strutturata che non riuscite a vedere perché è infrarosso. Questo è un microproiettore che siamo tornati allo schermo senza volerlo di nuovo. Schermo di Alberto, torniamo al mio. Quel proiettore proietta un pattern di questa tipologia qua. Cioè all'inizio proietta luce e ombra da una parte e dall'altra, poi inverte, proietta luce dove era prima ombra e così, e gli serve per dividere inizialmente lo spazio in due. Dopodiché divide ulteriormente e continua a indagare come è fatto il mio oggetto. Cioè, io proietto questa cosa, la guardo un po' angolata, immaginate che se io sto proiettando questo e questa proiezione finisce su un oggetto, la linea non sarà dritta, la linea si spalmerà sul mio naso, sui miei occhi, sul mio orecchio e quindi io vedrò una forma un po' strana qua. Però intanto le due telecamere hanno visto questa divisione a metà della loro inquadratura e hanno capito, ok, lì è caduta metà della luce, qua è caduta metà dell'ombra. Continuo a dividere e dico, dove prima c'era metà della luce, adesso c'è una nuova linea nel mezzo, quindi quella linea si troverà nella metà di quello spazio e quella metà di luce e ombra, e continua a fare questo passaggio infinite volte, cioè non infinite volte al secondo, non so quanto è il frame rate di questo, ma lo farà 10 volte al secondo, qualcosa del genere. E lui ogni secondo fa una serie di queste proiezioni con cui riesce a analizzare lo spazio che vede. Questi scanner si chiamano a luce strutturata, si trovano a questa maniera qua, oppure il Kinect è un altro di quei tipi di scanner. Alcuni cellulari stanno iniziando a avercelo a bordo, per cui probabilmente già tra un paio d'anni la maggior parte dei cellulari avrà uno scanner 3D a bordo e di questo tipo, perché è il più semplice da integrare e rendere piccolo. Oppure ci sono le versioni un po' più professionali per belle arti o cose del genere, che sono delle specie di treppiedi con un proiettore al centro e due telecamere. Sono un po' i più comuni da vedere. E,
Vantaggi e svantaggi, dicevamo, quello a linea laser che vedevamo prima è molto preciso, questo si avvicina come tipo di precisioni, quindi è uno scanner molto buono per gli oggetti, però dipende dalla tipologia di scanner, perché dipende molto da quanto è calibrato bene e se è uno scanner fatto per essere real time oppure no. Quindi gli scanner su treppiede col proiettore di solito sono fatti per oggetti fermi, quindi statuette e cose del genere. Questi scanner cosiddetti handheld, cioè che si possono tenere in mano, sono oggetti che lavorano in real time, perché se io mi muovo troppo rapidamente lui non riesce a sparare tutti i suoi pattern e l'oggetto è rimasto fermo, per cui lui deve fare tutte queste cose molto rapidamente, e il fatto che le fa molto rapidamente gli impediscono di avere una risoluzione piuttosto alta, e per cui variano molto come risoluzione e capacità. Svantaggio di entrambi di queste tipologie di scanner è la tipologia di oggetti con cui si rapportano. Cioè, se io ho degli oggetti riflettenti di vetro, un po' fumosi, cioè tipo capelli, nebbie, cose di questo genere, vanno un po' in crisi tutti. Anche quello che vedevamo prima, il LIDAR, se io sparo un raggio laser e colpisce un banco di nebbia, come faccio a capire quali dei vari punti che mi vengono riflessi indietro? A quel punto non sono più punti, ma vedo una linea, sono il mio dato. Per cui posso avere vari problemi. Se colpisco degli alberi, anche lì posso avere più punti che mi tornano indietro. Per cui tutte queste tipologie di scanner vanno un po' in crisi con alcuni elementi che possono trovare. Tra questi due, questo laser è un po' più efficace, perché il laser, avendo un'altissima intensità, è più facile che venga riflesso da delle particelle di polvere sopra un vetro, cose del genere, però magari il vetro mi crea delle riflessioni interne, per cui posso vedere più riflessi. Insomma, ci possono essere vantaggi e svantaggi. Di solito, per risolvere tutti questi problemi, si usano una serie di trucchi, che sono degli spray con della polvere dentro, che servono a coprire interamente di polvere un oggetto specchiato, trasparente, o giù di lì. Costano tantissimo questi spray di polvere, non si sa come mai, però hanno la proprietà di non graffiare bene, non graffare gli oggetti, essere facili da rimuovere dopo, essere facili da spruzzare in maniera uniforme sull'oggetto. Se no potete anche prendere, non lo so, del gesso, buttarlo sopra l'oggetto, farina, cose del genere, tendenzialmente va bene uguale. Ultima tipologia di scansione, quella che ci interessa più al momento perché è assolutamente gratuita, se trovate il software buono gratuito, e perché ci basta lo smartphone, ci basta la fotocamera reflex, ci basta fare delle foto agli oggetti e poi un computer con un po' di potenza di calcolo. E non necessariamente, se avete fini abbastanza semplici, vi basta fare poche foto e in 10 minuti anche con un computer non troppo potente si riesce a fare una buona scansione 3D. Se invece volete fare una scansione 3D di oggetti molto complicati, servono tante foto, foto di buona risoluzione, e quindi i tempi di calcolo aumentano notevolmente. Qui vediamo una fotogrammetria aerea, per cui fatta da satellite, fatta da aereo, cose del genere, però in realtà possiamo fare fotogrammetria cosiddetta close range, significa abbiamo un oggetto sul tavolo, gli giriamo attorno, facciamo le foto. Oppure siamo all'interno di questa stanza, facciamo le foto a tutte le pareti e scansioniamo questa stanza, per cui una scansione più di tipo architettonico. È abbastanza libera come tipologia di scansione 3D, è molto versatile. In questo caso, a differenza di luce strutturata e scanner laser e scanner a tempo di volo, abbiamo bisogno di una feature in più sui nostri oggetti, ossia
Non devono essere ariosi, capelli, foglie, che diciamo prima nebbia, quindi queste tre cose non ci devono essere. In più ci devono essere texture, dettagli, dettagli univoci, meglio ancora, meglio se non ci sono oggetti che si ripetono. E quindi devono essere presenti una serie di feature che rendono l'oggetto facilmente riconoscibile. Non lo sfondo finito, cioè tipo un Non coso. oggetti completamente bianchi, è uguale, cioè devono avere delle cose riconoscibili. Per cui noi come mai riusciamo a vedere l'oggetto in 3D, comunque anche se è solo bianco, perché abbiamo due occhi. Per cui comunque triangolando, mettendo a fuoco, noi abbiamo il nostro cervello ha tre sistemi per due sistemi. Per vedere il mondo in 3D, noi abbiamo la messa a fuoco dell'occhio, la parallasse, quindi il fatto di avere due occhi, basta. Per cui noi vediamo due immagini. No, e con i bastoncelli che differenziano le forme da colore, no? Sì, no, però è sempre parte Sì. della parallasse comunque. Quando noi vediamo l'oggetto in 3D, un oggetto in 3D, vediamo due immagini leggermente spostate l'una dall'altra. Riconosciamo degli oggetti all'interno, quindi anche noi abbiamo bisogno di delle texture, vedere che il tuo maglione ha la zip, vedo la zip con due immagini e riesco a calcolare la distanza perché il mio cervello sa la distanza tra i miei due occhi. Non è che la sa, però a furia di andare lì e toccare, quindi abbiamo anche la tipologia di scansione a contatto che vedevamo prima. Vedo due immagini, vado lì, tocco, capisco a che distanza è l'oggetto e piano piano il mio cervello impara la parallasse tra i miei due occhi, ok? Ah, in più abbiamo l'angolo. Non abbiamo solo la parallasse, ma abbiamo anche la possibilità di mettere a fuoco un oggetto, girare entrambi gli occhi verso un punto. Anche questa cosa qua ci aiuta a capire la distanza degli oggetti. E incrociando queste tre modalità, quindi anche la messa a fuoco serve a identificare la distanza degli oggetti, motivo per cui le fotografie un po' sfocate sopra e sotto ci sembrano fotografie macro, se avete l'effetto tilt shift su Instagram o cose del genere, ci ingannano, ci sembrano oggetti enormi, ci sembrano piccoli perché noi quell'effetto siamo abituati a vederlo quando abbiamo un oggetto vicino, molto vicino all'occhio. Ultima tipologia di scansione 3D, la versione purtroppo non distruttiva di quella che vedevamo prima col salame, è la tomografia nella versione non ti taglio a fette dopo averti congelato, ma risonanza magnetica. Questa è una particolarmente carina con la stanza calmante per chi soffre di claustrofobia, con anche la proiezione di immagini di bosco sopra sul tetto. Scansione che lavora sempre a fette, per cui tramite risonanza magnetica si fa una fetta ogni tot millimetri della parte interessata. Leggevo prima dal link che mi avevi girato di Marching Cube, che Marching Cube è stato sviluppato per trasformare in 3D le scansioni fatte con la risonanza magnetica. Come mai volevano trasformare i modelli 3D, trasformare in mesh? Perché se ci pensate, la tomografia lavora su uno spazio voxel, per cui io faccio delle immagini, quindi pixel bidimensionali, però ne ho tante a una certa distanza, per cui in base alla distanza avrò dei. Se la distanza tra i due pixel è la stessa che tra la distanza delle slice, avrò dei pixel, dei voxel. Con forma di cubetto, se invece la distanza è maggiore avranno forma parallelepipedo, però questi voxel contengono l'informazione tridimensionale di tutte le densità di cui è fatto il mio corpo. Okay? Quindi è esattamente uno spazio voxel con una serie di informazioni differenti all'interno. Ok, abbiamo finito la parte di pippa teorica, vediamo un po' di applicazioni. Possiamo iniziare a lavorare dopo delle scansioni 3D per finalità medicali, per
voglio fare il tutore perché mi sono spezzato il polso, voglio creare la gamba dopo che è stata amputata, voglio fare una serie di operazioni di questo genere, e faccio una scansione 3D, faccio una tomografia, faccio delle operazioni di effettivamente scansione 3D. E crea un ausilio che ha esattamente la forma del tuo corpo. Per cui ci servono degli strumenti di modellazione che ci permettano in maniera semplice di lavorare dopo la scansione 3D. Voglio creare degli oggetti che si adattano perfettamente a degli oggetti esistenti. Ho messo questa immagine perché abbiamo un sacco di dataset di rocce, come dicevo prima. Sa come mai le rocce sono molto popolari nel mondo della scansione 3D. E questo progetto è progetto di design art che ho fatto questi due ragazzi e hanno rifatto i tool del Paleolitico in versione moderna, per cui scansione 3D del sasso e poi inizio a modellare a partire dal sasso l'oggetto con cui voglio ottenere quel sasso. Quindi se io ho bisogno di agganciarmi a degli oggetti esistenti, posso fare una scansione 3D per vedere che forma ha il punto dove mi voglio agganciare. In maniera analoga come i giapponesi facevano le basi per le rocce sui Seki. Chi ha visto il film Parasites di recente? La roccia che teneva il tizio coreano. E ho messo questa immagine perché aveva questa didascalia molto divertente, che sono consigli su come fare un sui Seki fatto bene. Di non esagerare come i cinesi che sono poco sobri. per cui insomma fate una base abbastanza minimale come farebbe un giapponese, non un cinese. Un altro motivo per cui facciamo delle scansioni 3D è per creare degli asset per videogiochi. In questo caso noi cercheremo di tenere le texture degli oggetti, cioè non ci interessa più tanto la forma. Cioè, ci interessa anche la forma, però noi vogliamo ridurre la forma al massimo in modo da avere degli oggetti molto low poly, quindi con poca informazione da elaborare per il motore di rendering, però con informazione abbastanza dettagliata sulla texture perché siano degli oggetti che sembrino veri. Per cui facciamo la scansione 3D perché voglio che tutti i sassolini presenti nella mia scena sembrino dei veri sassolini. Un altro motivo per cui possiamo fare delle scansioni 3D è creare delle mappe 3D, per cui possiamo fare delle mappe delle falesie in 3D. Siamo molti arrampicatori qua dentro all'interno di OpenDot adesso, per cui c'è questo signore simpatico che sta iniziando a scansionare con dei droni tutte le falesie in America. E così uno quando va in falesia dice: "Ah, io sono qua giù. Però so che sopra troverò un buchetto qui, mi ci devo un po' infilare dentro, poi devo scavalcare sopra di là e così via." E posso metterci anche le informazioni sopra, mi dice: "Guarda, portati dell'attrezzatura da 3,5 inch." Non so come mai serviva particolarmente quella 3,5 inch. Però insomma, ci sono delle applicazioni interessanti anche nell'ambito di mappatura. Posso mappare degli edifici pericolosi per motivi di protezione civile o che cavolo ne so, mappare degli oggetti che si sa che verranno distrutti col tempo, quindi in ambito belle arti. So che a un certo punto lo Stato islamico farà esplodere delle statue, allora prima che le faccia esplodere vado là e le scansiono in 3D. Dicevamo, possiamo anche stampare in 3D direttamente il materiale all'interno di degli oggetti. La repository che stavamo vedendo prima è Sketchfab, dove potete andare a vedere o scaricare un po' di modelli 3D generati con scansioni 3D oppure con modellazione, tra l'altro renderizzati anche in maniera molto interessante, o realizzati tramite programmi di grafica, animazione, eccetera, eccetera. È molto interessante anche per pubblicare il proprio portfolio tridimensionale.
Quindi è una specie di database per illustratori, persone che fanno computer grafica in generale. E viene usato molto anche dai musei, per cui si trovano frammento di vaso preistorico fatto da 3D Archeolab che collabora con i musei e si mette lì a scansionare tutti i frammenti di vaso che gli capitano a tiro. Fatta molto bene la parte di rendering, potete vedere quanto è fitta la mesh e il motivo per cui lavoreremo con Mesh Mixer in grossa parte oggi sarà come abbassare la risoluzione di questi oggetti troppo dettagliati. Per cui una mesh di questo genere è pesante, è difficile da visualizzare. Se cercate mesh low poly vedrete che ne trovate molto più simili a queste. Per cui se io voglio lavorare in grafica mi serve una roba di questo genere, se io voglio lavorare di modellazione e fare qualcosa tipo il vaso, la pietra sui sechi giapponese, mi serve una scansione un po' più precisa, per cui dipende un po' da quello che voglio fare. Questo possiamo chiudere. Abbiamo finito la nostra presentazione, queste ve le dico dopo. E se volete possiamo fare una piccola pausa. Nel frattempo, se volete installare, lanciare l'installazione di Sculpting, anzi 3D Scan Zephyr, il primo dei due, purtroppo è solo per Windows, per cui allora chi ha Mac se ne trovano tanti altri. Io non ci ho pensato quando ho scaricato quello, ho imparato a usare quello, però se cercate. Sì, i migliori cosi gratuiti di fotogrammetria ne trovate vari. Purtroppo non avendoli studiati, vi faccio vedere Zephyr che so che funziona in maniera molto semplice. Sono 3-4 settaggi da dire voglio media risoluzione sulla nuvola di punti, voglio alta risoluzione sulla mesh, voglio bassa risoluzione sulla texture. Lanciamo la scansione e fa tutto lui. Quindi vi faccio vedere quello semplicemente perché è molto semplice. Non tutti sono così semplici, per cui ve li scaricate, li provate e capite quale fa il caso vostro. E per cui chi ha Windows si installi questo. Lo scannerino, questo qua non so se funziona anche su Mac, però non mi pare. Te l'avevi visto Albi, se era anche su Mac per caso? L'altro modello, comunque, lo scanner più moderno c'è anche per me, quello che si riesce a fare solo per Ok, vabbè, comunque quando volete usare questo qua da noi ve lo apriamo sul nostro PC se avete il Mac. Quindi dicevamo Zephyr 3D e invece vi installate Mesh Mixer. Gli altri, se volete, ve li faccio vedere molto rapidamente al mio computer. Avete l'installer, ma usiamo solo Mesh Mixer. Per adesso, almeno ci concentriamo solo su un software. Allora, lo puoi installare standalone, ma non so se ha bisogno di Grasshopper e di Rhino per lavorare standalone. Però, una volta che installi la versione standalone, ti dovrebbe installare anche le plugin di Grasshopper. Ok, cioè su Grasshopper riesce a vederlo. Perfetto, ottimo. Ok, rieccoci. Allora, riprendiamo, ci siamo tutti. Allora, prima cosa che vi farei vedere è la parte di scansione 3D tramite fotogrammetria. Quindi apriamo il programma Zephyr Free. Chi ha Windows, chi non ce l'ha, guardi insieme agli altri che hanno Windows. Allora, interfaccia molto semplice. Aprite anche la cartella Image Dataset. Avevo visto una veniva molto rapida con
queste rocce, perché oramai troviamo solo dataset di rocce. Quindi potete prendere tutte le foto, solo le foto, quindi occhio a non prendere anche le texture che ci sono all'inizio, ne prendete solo le foto della roccia. C'è un altro dataset che va bene se volete farne uno diverso, è questo qua di legna, che sono proprio semplicemente delle foto fatte così. Subito dopo che abbiamo lanciato la scansione, capiamo un attimo come vanno fatte le foto per fare le scansioni 3D, perché la parte fondamentale è quella su cui c'è più da lavorare alla fine, visto che il software è diventato molto semplice. Capire come fare le foto, se scorrete un po' queste foto vi fate un'idea. Per oggetti, diciamo, a cui si può girare attorno, di solito si fanno una serie di giri con un angolo di circa 10 gradi tra una foto e l'altra, su più anelli a più altezze differenti. Quindi io faccio un giro alto dove riesco a vedere bene il sopra dell'oggetto, un giro medio dove vedo bene il lato dell'oggetto e un giro basso dove vedo bene il sotto dell'oggetto. Ovviamente in questo caso non vedremo il sotto dell'oggetto. Sì e no. Se giriamo gli oggetti, dobbiamo poi mascherare interamente tutto lo sfondo, che è una cosa molto noiosa, motivo per cui tu alla Fab Academy avevi fatto lo scanner. Un device per aiutarci a fare le foto per la fotogrammetria. Se guardate invece un altro dataset che è Full Body Photogrammetry Dataset Yukoshiro Iwakawa, c'è cioè la scansione di Yuroshiko Yukakawa, che è questo simpatico omino. Se vedete questo dataset è fatto con un array di fotocamere. Questo array di fotocamere permette di scattare tutte le foto contemporaneamente, che è praticamente l'unica maniera per usare la fotogrammetria su oggetti come le persone che non riescono a stare fermi immobili. Si fanno le foto tutte contemporaneamente, per cui si possono costruire degli array di camere piuttosto economiche, ad esempio dei Raspberry Pi con il modulino camera. Collegarli tutti a un computer centrale che gli dice scattate tutti ora. E così scattiamo tutte le foto contemporaneamente. Nel mentre si può aggiungere anche dei proiettori che proiettano dei pattern univoci sulla persona. A quella maniera riusciamo ulteriormente a migliorare le scansioni perché diamo più elementi al software di fotogrammetria, quindi non solo abbiamo dei pattern univoci qua dietro, ma abbiamo anche dei pattern univoci sulla persona e riusciamo a ottenere dei risultati migliori. Qual è il problema? Tutta questa zona qua della maglietta, non avendo dei pattern facilmente riconoscibili dal software, il software cerca dei pattern sia a livello microscopico all'interno della foto, sia a livello macroscopico, per cui magari riesce a vedere un po' meglio queste pieghe della maglietta, però via via che giriamo attorno all'oggetto, questi pattern cambiano di illuminazione e quindi diventano un po' diversi, per cui sia dove le cose cambiano leggermente in base all'angolo di vista, sia dove non abbiamo texture, quindi non abbiamo oggetti riconoscibili. Questa parete che vedete di legno dietro di voi andrebbe bene perché ogni nodo è differente dagli altri, per cui non ci sono nodi uguali, per cui il software riesce a dire quello lì è un nodo fatto in una certa maniera, non è uguale a quello accanto. La fotogrammetria ha dei problemi se avete degli oggetti, tipo, non lo so, questo oggetto qua, i tre fori sono uguali. Per cui lui potrebbe sbagliarsi in alcune foto e dire quell'oggetto lì in realtà è l'altro e mappare male una delle foto. Per cui si cerca sempre di avere in tutte le foto degli oggetti visibili che hanno dei pattern univoci che servono a preorientare senza errori le foto.
cioè per cui lui cerca dei pattern facilmente riconoscibili, in base ai primi pattern facilmente riconoscibili allinea le foto e continua a far girare questo algoritmo di riconoscimento delle foto per vedere se le ha allineate bene, perché è il primo step fondamentale. Se noi abbiamo una macchina che fa le foto come questo set qua, se io il set l'ho costruito in una maniera molto accurata, posso avere già le informazioni di dove si trovano le foto. Non credo che questi lo facciano perché hanno dei cavalletti mobili, per cui non è il caso di questo scanner qua. Però se io ho uno scanner dove ho, non lo so, una struttura molto rigida che può girare rapidamente attorno alla persona e posso sapere esattamente l'angolo, di ogni foto, riesco a preallinearle e sul software di fotogrammetria fare solo una calibrazione più fine della posizione della camera. Per cui riesco a dargli in pasto già delle foto che hanno già una posizione molto precisa. Nel nostro caso daremo foto a caso al software, perché anche se queste foto sono fatte in una maniera ordinata, il software non sa in che ordine sono fatte. Non gli stiamo dicendo: guarda, questa è la prima camera, si trova a 10 gradi dalla seconda, è punta dall'alto con un angolo di tot e così via. La cosa fondamentale nel fare le foto è che ci sia sempre una grossa vicinanza tra uno scatto e l'altro. Per cui sia che noi giriamo attorno, sia che se andate sul sito di Zephyr, Zephyr che è 3dflow.net, Zephyr, se cercate Zephyr 3D lo trovate, e andate su supporto tutorial, dovrebbe esserci workflow base, mi pare sia. Welcome to 3D Flow C'era Academy. forse i primi passi. In this first episode, we will go through the basic walk. Ci sono due immagini su come fare le foto da qualche parte. No, non qui. Vediamo un po'. Oggetti multipli, posizioni dei punti. Vabbè, c'era due o tre immagini su come fare le foto, però se cercate un po' come fare foto per fotogrammetria. Scusa. Ok, è qua nei tutorial. Ok. Come scattare foto correttamente, perfetto. Allora, volevo vedere questo. Allora, praticamente dovete sempre avere una sovrapposizione, quest'area che vedete evidenziata di rosso è la sovrapposizione tra due foto. Quindi tra una e quella successiva devo avere sempre un certo numero di sovrapposizioni. Non era questa che stavo cercando. Però vabbè, insomma, date un po' un'occhiata su come fare le foto perché è fondamentale. Quindi se è un oggetto tondo ci giro attorno, se è un oggetto tipo un cubo cerco di girare attorno agli angoli ma muovermi in maniera parallela quando sto scansionando la faccia piatta, per cui in base all'oggetto ci sono vari modi di scattare. Se io sono all'interno di una stanza cerco di stare spalle a muro e inquadrare la stanza di fronte e muovermi a questa maniera, quando arrivo all'angolo comincio a girare e poi continuo a muovermi parallelo per fare bene l'altra parete e così via. Per cui cerco di inquadrare più stanza possibile, in modo da dare alla foto sempre più informazioni possibile su come allineare una foto con l'altra. Per contro, se io sto scansionando un sassetto come questo, cerco di fare le foto sempre a questa maniera, cioè inquadro più possibile il mio sasso, possibilmente se qua non posso girarlo in orizzontale, però se è un oggetto abbastanza allungato come questo qua, cerco di girare la macchina fotografica in modo da inquadrarlo interamente.
cioè riempire la foto il più possibile con l'oggetto. Se voglio una scansione molto dettagliata di un'area, prima faccio un giro inquadrando tutto l'oggetto per intero, poi mi avvicino e continuo a fare foto del dettaglio che mi serve più dettagliato. Nel mentre faccio il passaggio tra le foto poco dettagliate e molto dettagliate, è meglio se faccio una serie di foto dove mi sto avvicinando al dettaglio, in modo da dargli anche le informazioni di dove si trova quel dettaglio. Così, avendo tante foto che mi collegano, immaginate sempre di vedere il vostro dataset e dare sempre tutte le informazioni su come raggiungere tutti i punti. Fare delle serie di foto che vi permettono di avvicinarvi a un dettaglio, inquadrare il dettaglio a tutti i lati e così via. Cioè, devo sempre dargli dei riferimenti. Se il mio oggetto è appoggiato su un tavolo e sto inquadrando anche il tavolo, sul tavolo posizionate tante cose che permettono al software di agganciare bene la foto. C'è un dataset sbagliato in un certo senso, che è SFS Example, perché questo viene usato con la maschera, ossia io faccio una mascheratura eliminando lo sfondo prima di lanciare l'algoritmo di scansione. Questo perché io ho fatto girare la mia bottiglia sul mio sfondo. Questo qui è un grosso errore, non lo fate a meno che non avete intenzione di mascherare tutte le foto. Mascherare tutte le foto significa cancellare lo sfondo a tutte le foto, ok? Manualmente. Manualmente, con una curvettina che va attorno all'oggetto. Per cui, se io invece lascio il dataset così com'è, non va assolutamente bene, perché il tavolo, che è un elemento molto forte visivamente per allineare le foto, è un rettangolo, è facilmente identificabile, il software cercherà di usare il tavolo per allineare le foto. E sbaglia di tanto, perché dopo non capisce, ma lì ho visto che sulla bottiglia c'era quella texture là e l'ho vista uguale su un'altra foto, però la bottiglia è girata e quindi non va bene, decisamente. Un'altra cosa che mi dà un po' fastidio è questo riflessino qua. Questo riflessino qua, quando gira le varie foto, gira la bottiglia, lui rimane fermo. Per cui mi può dare dei problemi anche quello. Poi scusami, anche il fatto che ha una forma molto regolare e con poche differenze con quelle dell'etichetta non aiuta il programma a Sì, ma essere infatti l'altro problema sono queste texture qua capito. che cambiano in base al colpo di luce. Sono Insomma, beccato, faccio so, un disegno con un pennarello in un punto per cercare di dargli un esatto. Ho riferimento. tantissimi problemi su questo tipo di scansione qua. Infatti loro lo mettevano come esempio, penso, proprio per far vedere difetti e potenzialità. Però sul sito ci sono un po' di dataset da provare, però la cosa più divertente ovviamente è farveli voi. Quel esempio della legna, io l'ho fatto, prima volta ho scaricato questo software, mi sono fatto una passeggiata attorno alla casa di campagna e ho fatto una serie di foto, uno al marito della cugina della mia ragazza. Questo è un dataset molto semplice che basta per fare una faccia. Quindi 5-6 foto vi bastano per fare il 3D di una faccia. Sono tutte molto vicine come angolo, una un po' più dall'alto, una un po' più dal basso. Ovviamente non vanno bene per fare il dietro della testa. Ci bastava la faccia in questo caso. E poi mi sono fatto una passeggiata, ho provato. Queste della casa non hanno funzionato per niente, perché ho fatto una serie di errori su come mi muovevo, però volevo provare a capire come funziona. Per cui da questo dataset ho estratto dei piccoli dataset che funzionavano, ma il dataset intero non funzionava, non riuscivo a allineare bene le foto. Quindi c'erano sempre degli errori, o perché mancavano dei passaggi, cioè tra alcune inquadrature e altre mancavano dei pezzi, oppure erano troppe foto, oppure. Insomma, per cui non è facile capire come fare il dataset per un oggetto. Per cui vi conviene mettervi lì e fare una serie di foto, estrarre dei sottodataset e vedere se i sottodataset funzionano, provarlo tutto insieme, fare un po' di test di questo genere.
andando avanti, per esempio, dei dataset che avevano funzionato relativamente bene, questo qua ve l'ho messo nella serie scansione perché questo che non ci avrei puntato minimamente, in realtà era un dataset che funzionava abbastanza bene. Per cui sono piccoli spostamenti, oggetti molto testurizzati e su due altezze leggermente differenti. Questo edificio non sono riuscito minimamente a farlo, anche lui non so perché non riuscivo a allinearlo bene, e anche questo oggetto qua che è la porta non ha funzionato molto bene. Per cui insomma c'è un po' da fare sperimentazione e imparare a fare le foto, perché questo software che vediamo è molto semplice, però per contro non ci dà possibilità di dargli una mano a allineare le foto, che è un po' la cosa positiva, un po' la cosa negativa del software. Per cui prendiamo le roccette che abbiamo visto prima, le prendiamo, le trasciniamo sopra l'interfaccia del software e lui ci chiede: "Ah, bello, vuoi fare un nuovo progetto?" E cosa vogliamo fare? Vogliamo fare un modello dopo aver creato la creazione del progetto, vogliamo anche fare le texture, cioè facciamo tutto fino in fondo, non voglio mascherare le immagini perché non ho voglia, e voglio vedere se online ci sono delle calibrazioni precalcolate della mia telecamera, magari ci sono. Facciamo next. Queste sono le immagini che ho trascinato prima sopra. Andiamo avanti. Mi ha fatto autocalibrazione, non ha trovato la fotocamera del mio cellulare. Ah, una cosa fondamentale mi sono dimenticato di dire: le foto vanno fatte esattamente sempre con la stessa lunghezza focale, stessa apertura, meglio se la stessa messa a fuoco, che è un po' più difficile. Se pianificate di fare una zoomata sull'oggetto, cioè di avvicinarvi all'oggetto, ovviamente non potete tenere la stessa messa a fuoco. Non tutti i sistemi ottici rimangono inalterati quando mettete a fuoco, cioè alcuni sistemi ottici mettendo a fuoco cambiano la lunghezza focale, cambiano la distorsione, cambiano una serie di cose. Per cui se usate una macchina manuale è un po' meglio. Paradossalmente usare la telecamera del cellulare è meglio per alcune cose. Sono telecamere molto piccole che sopra una certa distanza mettono a fuoco all'infinito e rimane messa a fuoco all'infinito perché sono molto piccole, il sensore è molto piccolo. Paradossalmente sensori piccoli vanno benone per la scansione 3D. Quindi cellulare, la GoPro, sistemi ottici col sensore piccolo sono paradossalmente migliori per alcuni tipi di scansione. Se ovviamente io devo fare la scansione con dei dettagli incredibilmente fini, di, non lo so, un oggetto macro, ho bisogno dell'ottica macro che la trovo solo per la reflex, che ha il full frame, mi terrò il full frame. Però è quasi meglio stare su ottiche molto piccole. Per cui lui non ha trovato la calibrazione online e si tiene quella di default. Vado avanti, mi chiede il preset di orientamento delle telecamere, io gli dico: "Guarda, questo è close range", perché lui capisce un po' meglio che preset usare per allineare le camere. Se no, poteva essere fotografia aerea, urbana, corpo umano, quello che è. Gli dico di fare. Adesso mettete i preset tutti rapidi perché se mettete la risoluzione al massimo ci metterà magari, non lo so, una quarantina di minuti per fare questo dataset. Se mettete tutto rapido, sul mio computer ieri ci ha messo una 5-6 minuti. Facciamo next. A che densità vogliamo fare la point cloud? La categoria è sempre close range, il preset è sempre fast. A che risoluzione vogliamo fare la surface reconstruction, cioè quando sarà densa,
la mesh dopo la point cloud, quindi anche questa mettiamo veloce. E la texture la facciamo anche questa low poly, per cui abbiamo messo tutto al minimo. Facciamo next, qui mi dà un piccolo recap, clicco su run e lui parte. La prima operazione che fa è estrazione di keypoint, quindi estrae feature che lui riconosce e gli dà un ID, per esempio. Dice nodo che ho trovato sul legno numero 1 e comincia a cercarlo in tutte le foto. Una volta che l'ha trovato, ha trovato 3-4 keypoint simili per due set, due immagini, comincia a dire uso questi tre punti per orientare le mie telecamere e continua a fare questa operazione. Via via che aggiunge keypoint e allinea camere, comincia a dare un peso, diciamo, a quanto sono allineate bene. Fino a che non arriva a un target di buon allineamento che gli abbiamo dato, dicendo fast ci va bene anche, non troppo preciso. Fatta questa prima parte, inizierà a usare i keypoint più altre feature che trova all'interno delle immagini per generare una point cloud. Quindi comincia a dire: ah, lì ho visto quella texture là che era accanto a il keypoint numero 1 è probabilmente vicino a quella, la cerco anche accanto al keypoint numero 2 e comincio a creare una point cloud basata su tutti questi keypoint. Fatta questa prima operazione, comincerà. Adesso il mio è arrivato a adding reconstruction, merging cluster, sta facendo delle robe che non capisco molto. Però piano piano crea la nuvola punti, crea la mesh attorno alla nuvola punti, per cui dove la nuvola punti è più fitta ci si può immaginare che lì ci sia una superficie e comincio a mettere a collegare con triangoli tutta la mia nuvola di punti. Un altro passaggio non troppo chiaro per il computer all'inizio è dov'è il dentro e dov'è il fuori, però grazie alle immagini, capendo da che lato sto vedendo l'oggetto, a volte è possibile che ti ricostruisca un ambiente come chiuso nell'altra direzione o può fare delle operazioni strane di questo genere. Però tendenzialmente va a buon fine come operazione. Ultimo passaggio che fa, crea una texture spalmando, riproiettando le nostre foto sopra l'oggetto. Per cui lui cerca le immagini che sono più perpendicolari possibile al nostro oggetto per trovare la texture, le parti allineate meglio e così via. Dietro sto vedendo che compare qualcosa, ma purtroppo non posso spostare l'interfaccia dietro. Però probabilmente mentre lavora si riesce a vedere già qualcosa. Penso sia quasi alla fine il mio. Vedo che Alberto è già arrivato a un modello 3D per cui passiamo al suo schermo. Stiamo vedendo il tuo schermo, Alberto, nel mentre. Per cui Alberto è già riuscito a fare la ricostruzione. Se clicca sulle foto sotto, si vedono da quale foto, cioè com'è allineata quella foto rispetto all'oggetto 3D. Per cui se clicchi su quelle, proprio sulla timeline sotto, riesci a vedere la foto insieme al modello 3D. Per cui in questo passaggio possiamo renderci conto se lui ha allineato male qualche foto. Ad esempio, se vediamo degli artefatti strani, possiamo identificare la foto che non è ben allineata. E adesso ha finito anche il mio, quindi torno al mio schermo, e lui mi dice se ha usato tutte le foto oppure no. Mi dice l'ho usata? Sì, va bene, il dataset era fatto relativamente bene. In realtà se andiamo a vedere alcune delle foto, ma la beccheremo anche sulla texture, questo errore qua, alcune delle foto sono sfocate. Quindi se andiamo avanti su questo dataset, ce ne sono alcune che sono messe a fuoco male. Tipo questa è un po' sfocata, la roccia, è messa a fuoco qua davanti. E poi ce ne sono altre, tipo anche qui è messa a fuoco questa zona qua. E questa è completamente sfocata la roccia qui. Per cui queste non vanno troppo bene.
magari ce le teniamo perché per la geometria riesce comunque il software a identificare delle feature, magari le usa per allineare meglio questa zona qua, non so. Però se quello che ci interessava è la texture, noi abbiamo finito qua, andiamo a vedere come è fatto il nostro oggetto e vediamo che la texture ha delle zone sfocate. Vedete? Queste zone qua sono prese dalle foto sfocate. Il software non sapeva che quelle foto non ci andavano bene per fare la texture. E ha usato quelle, per cui alcune zone sono a fuoco, altre no. Per cui se il mio obiettivo era fare un asset per un videogame, questa scansione non è che va troppo bene. Magari elimino le foto, quelle fuori fuoco, rilancio la ricostruzione e vedo se riesce comunque a allineare bene le foto rimanenti e magari la texture viene meglio. Ok, chi è riuscito a fare la scansione? Continua un attimo a seguire i passi che facciamo adesso per esportare questo oggetto. E gli altri, se vogliono passare gli step dopo, hanno già gli OBJ salvati, per cui provate un po' a giocare col programma e poi nel caso passiamo direttamente a lavorare con le scansioni già fatte. Questa immagine molto bella che vedete qua è la texture dell'oggetto, per cui è la texture dell'intero oggetto, quindi anche del terreno che c'è attorno, eccetera, eccetera. C'è un tutorial sul sito di Zephyr per fare le scansioni mascherate, quindi significa prima di lanciare le operazioni texturing, di riallineamento, eccetera, mi metto lì e ritaglio la mia roccia. Prima di fare la scansione, prima di fare la ricostruzione, a quella maniera il software esporterà una texture che contiene solo la nostra roccia, per cui io ho più risoluzione disponibile, diciamo, per la texture che mi interessa. Quindi sulla roccia avrò più risoluzione disponibile a partire da se sto lavorando sempre per fare un asset per un videogioco. Io la texture la voglio perfetta, cioè non voglio oggetti estranei, non voglio sprecare tempo di calcolo e tempo di salvataggio, tempo che ci vuole per scaricare la texture per tutti quegli oggetti inutili che non ci saranno alla fine del mio oggetto. Per cui in quel caso potete fare un tutorial per come isolare le immagini prima di lanciare la scansione. Diciamo che noi vogliamo fare un asset da videogioco, che è abbiamo una parte che vi faccio vedere adesso su Zephyr che serve anche per le scansioni di parti del corpo o altri generi di modellazione, che è settare la bounding box e dare una scala al nostro oggetto. Queste due operazioni le faremo per entrambi tutte le tipologie di scansione che facciamo. Invece sulla scansione 3D dove ci serve tenere la texture faremo anche varie versioni di definizione del modello 3D. Per cui se vogliamo esportare per gli asset di un videogioco magari esportiamo a più risoluzioni il nostro oggetto in modo da avere la texture spalmata su un modello 3D ad alta risoluzione ma anche un modello 3D a bassa risoluzione. Che magari ci torna comodo dopo. Quelle operazioni si possono fare anche su altri software, ma non ci interessa nel nostro caso. Allora, abbiamo il nostro oggetto, abbiamo una bounding box che nel mio caso va all'infinito da un lato dell'oggetto. Provate a controllare anche voi se avete la stessa situazione. Prima operazione, gli dico, su in alto c'è un rettangolino arancione, edit bounding box, ci clicco sopra e c'è uno smart reset che vi permette di fargli posizionare automaticamente la bounding box in una maniera un po' più intelligente. Quindi su in alto pulsantino edit bounding box e smart reset, questo qua. E lui già mi fa un primo posizionamento un po' più sensato, cioè
mi sta scartando tutti gli oggetti su cui non ha una risoluzione ottimale. Lui dice: guarda, la pietra è venuta meglio, tutto il resto non è che sia venuto troppo bene. È probabile che a te interessasse solo la roccia, perché hai fatto tutte le foto attorno alla roccia e quindi magari ti interessa solo quello, che è già una funzione molto comoda. Dopodiché posso traslarla, quindi posso prendere singole facce e fare una zona un po' più precisa attorno al mio oggetto. Questa bounding box serve solo a settare praticamente l'origine del mio oggetto e dargli delle scale, delle modificazioni, trasformazioni. Per cui la scaliamo più o meno attorno al nostro oggetto e chiudiamo la nostra operazione. Dopodiché posso selezionare il mio oggetto, quindi posso fare selezione by hand usando un rettangolo di selezione, quindi posso mettermi qua e manualmente selezionare una parte e dopo clicco su delete qua di lato. Quindi non so se avevate la parte animator, dovete andare su editing. E su editing avete selezione, cliccate su selezione by hand, vi appare questa interfaccina dove selezionate se fare un rettangolo, poligono e potete selezionare in varie maniere. E poi cancellare le parti che non ci servono. Oppure un modo un po' più intelligente potrebbe essere di... Non riesco... Bisogna chiudere il tool di selezione per girare l'inquadratura, mi sa. E si gira l'inquadratura con il sinistro del mouse, col destro, non lo so cosa si fa, e premendo la rotella potete fare pan. Se ci posizioniamo più o meno dall'alto sopra la nostra roccia, possiamo fare un rettangolo che prende tutta la roccia, occhio a prenderla tutta, poi fate invertite selezione e cancellate tutto ciò che non è la selezione che abbiamo fatto prima. Così abbiamo più o meno una selezione un po' più vicina al nostro oggetto. Ok, possiamo eliminare tutta la parte sotto dell'oggetto, che da una parte non è venuta benissimo e poi io voglio chiudere la mia roccetta, quindi posso fare di nuovo seleziona by hand con il rettangolo e selezionare così, oppure deseleziono tutto di nuovo, scusa, remove, posso deselezionare di nuovo, e un altro modo è selezionare usando un piano, ad esempio. Quindi invece di selezionare by hand faccio selezione con un piano. Sposto il mio piano, se per caso la scansione si è già orientata correttamente come è successo a me, ma non è detto che succeda a tutti, mi va già bene questo piano orientato così, se no posso anche decidere di ruotare il mio piano per prendere meglio il pavimento e solo il pavimento. E qua decido di tagliare un pezzettino di roccia. Faccio update, lui mi seleziona la roccia perché è girato verso l'alto, quindi io inverto la selezione, seleziono il pezzo sotto e elimino anche qua. Il piano si muove con le lineettine centrali, cioè abbiamo strumenti di scala, di rotazione e le linee invece sono per muovere nella direzione normale al piano. Sopra il pannello, scusa. E allora, se non hai il pannello questo, potresti avere Animator aperto. Quindi devi andare su Editing qua di lato. E, va bene, fatta questa prima modifica, diamo un'occhiata un po' al nostro file. Ci avviciniamo alla roccia.
E su in alto c'è un pulsante per abilitare e disabilitare il rendering dello wireframe. Quindi lo clicchiamo e lui ci fa una visualizzazione abbastanza strana, che vediamo il reticolo della mesh con la texture applicata sopra trasparente. Quindi qua ci possiamo fare un'idea della risoluzione del nostro oggetto. Non fatevi ingannare dalla texture che sembra avere molta risoluzione. In realtà questo modello 3D che abbiamo generato è a bassa risoluzione. Cioè, per essere una roccia grossa, non lo so, una cinquantina di centimetri, abbiamo una quantità di poligoni che descriverà più o meno, avremo ogni poligono sarà un centimetro quasi di dimensione. Per cui non è una scansione ad alta risoluzione questa. È una scansione a risoluzione molto bassa, con una mesh con una texture più o meno decente, un po' sfocata in alcuni punti, per cui è, diciamo, come punto di partenza una scansione molto a bassa risoluzione. Non è ottima. Quindi va bene, ma non troppo. Se rilanciamo con i settaggi molto più alti, magari viene fuori una cosa un po' più carina. Ce la facciamo andare bene, anzi, diciamo che vogliamo ottenere una mesh ancora più bassa. Però prima di fare ciò, diamo un'occhiata a come era venuta la point cloud originale del nostro oggetto, della nostra scansione. Possibile rilanciare con settaggi più alti, però utilizzando le procedure non mascherando le sfondature, ma che abbiamo fatto Allora, credo di sì, però non ci ho ancora provato. Fate conto che questo software l'ho visto un weekend e ieri sera, per cui sono esperto tanto quanto settare a più o meno alta risoluzione i vari pezzi. Avevamo usato un po' di più Agisoft, la versione trial. Abbiamo un collaboratore che invece è molto molto esperto di capturing reality, mi pare si chiama, che sembra un bel sistema di scanner anche questo, e che costa non tantissimo come abbonamento perché era, mi pare, 90 euro per 3 mesi, qualcosa del genere. Sono dell'Est Europa loro, mi pare, di Praga o qualcosa del genere. Comunque avevano delle licenze abbastanza buone e sono software molto avanzati se andate sulle versioni a pagamento. Anche Zephyr nella versione a pagamento mi sembra decisamente avanzato. Per cui quello che vi consiglio è provarne tanti diversi di questi software se cercate migliori software di fotogrammetria, vedete che ce ne sono veramente tanti, di cui tanti gratuiti, alcuni che costano relativamente poco. Questo Reality Capture è credo uno dei meno costosi di quelli a pagamento professionali, e poi si va anche su alcuni. Anche a request, on request, che vuol dire sono probabilmente nell'ordine di 3.000-4.000 euro, probabilmente. Per cui ci sono tantissimi range e tantissime possibilità differenti. Di sicuro la cosa che dicevi è fattibile in qualche maniera, non ti saprei dire adesso. Comunque, questa qui è proprio l'output primario della fotogrammetria. Identifico una serie di feature su più foto che sono riuscito a lineare, determino la posizione di un punto nello spazio. Tra l'altro, la point cloud sono anche molto interessanti da renderizzare. Noi lo facciamo spesso nelle installazioni cavolo, ho creato il link qua dentro. Nelle installazioni dot dot dot, quando si usa la Kinect, spesso facciamo delle visualizzazioni direttamente delle point cloud. Per cui le point cloud basta allargare il pallino
del punto, farlo diventare un bel dischettone, e se la nuvola è abbastanza densa, dà l'impressione di essere un oggetto tridimensionale. Per cui io posso fare il pallino più grande, più è vicino alla telecamera, più piccolo, più è lontano e più magari sfumato. Insomma, posso lavorarci in tante maniere. E anche molto veloce da renderizzare, infatti se vedete qua si muove abbastanza rapidamente, non abbiamo troppo i problemi di visualizzazione. Anche qua usano un effetto simile perché i punti che sono davanti a quelli dietro mascherano quelli dietro e sono leggermente più grandi e leggermente più chiari di quelli che vedo posteriormente. Tutto questo ci dà un'impressione di tridimensionalità. Ma in realtà di tridimensionale non c'è praticamente niente se non la posizione nello spazio del punto. E, dicevamo, vogliamo fare una mesh low poly, per cui riattivo, disattivo. Questa era la prima costruzione che ha fatto e credo sia dei keypoint, sparse cloud e poi dopo fa una più fitta, invece clicco sulle mesh, ok, siamo tornati nel mondo reale. Qui sto vedendo le mesh col colore dei vertici, che è un altro modo di pensare texture. Io texture posso spalmare sopra un'immagine oppure posso dare dei colori ai vertici. Questa qui è la visualizzazione dove vediamo la colorazione dei vertici, che è un modo diverso di colorare i modelli 3D. E invece se riattivo la texture mesh, torno a vedere la mia texture, che è dove ho lavorato sul mio oggetto. Ok, andiamo nelle utilities, nei tool di mesh, tool mesh filter. Se io volessi fare una mesh più densa e poi magari modificarla, farci delle cose, posso lavorare qua. Possiamo chiudere il buco, i buchi che ho sul mio oggetto. Però mi sa che sono sulla mesh sbagliata. Perché è tornato tutto. Mi sa che ho eliminato solo. Non ho ancora capito bene su questo software come. Probabilmente dobbiamo lavorare sulle mesh in maniera differente in base a. Non ho capito bene se sto lavorando sulla mesh, sulla texture, su quali parti abbiamo lavorato prima. Per cui probabilmente devo ripetere l'operazione anche su un altro tipo di mesh. Quindi ho provato a switchare nelle altre modalità di visualizzazione dove vedevo ancora l'oggetto intero. Provo a rifare le operazioni taglio che ho fatto prima, a vedere un po' cosa succede. Ok, abbiamo ritagliato di nuovo il sotto del nostro sassetto. Proviamo a fare di nuovo tool mesh filter. Riempi buchi selettivo. A questo punto invece vediamo che sta lavorando effettivamente sul buco che ci interessava a noi. Non lo sta riempendo molto bene. Proviamo a mettere avoid self intersection. Non sta venendo molto bene, per cui boh, possiamo decidere se applicarlo o provare dopo su mesh mixer a chiuderlo dopo su mesh mixer. Forse facciamo cancella e ce lo chiudiamo dopo. Allora, invece proviamo a fare una mesh un po' più low poly, ad esempio per portarla dopo su un programma di renderizzazione dove lavoriamo su un'animazione e quindi vogliamo una mesh molto lenta. Decimazione del numero di punti. Ho fatto una selezione tramite manuale,
Voi in ogni modo di visualizzare state lavorando su quel modo di visualizzare lì, per cui se sono sulla nuvola punti, se sono su, cioè in base a cosa sto vedendo, sto selezionando quello che vedo. Quindi con lo strumento di selezione dentro editing faccio la selezione, ho degli strumenti di edit della selezione, posso invertirla e a quel punto posso cancellare la selezione. E per cui adesso proviamo anche qua a fare anche qui di nuovo sulla nuvola di punti, provo di nuovo anche qua a eliminare i punti del fondo. Update, inverti, cancella. Sto cancellando un po' a casaccio tutti i miei dati per tenere solo la cosa. Per cui tool, mesh filter. Proviamo a fare una ritopologizzazione della nostra mesh. Infatti, in questo caso la ritopologizzazione lavora sulla mesh e non sui punti, per cui possiamo vedere come modifica la mesh. In realtà qua non so cosa vogliano dire questi valori, per cui proviamo a applicare i filtri e vedere cosa succede. Ha fatto una mesh un po' più fine e più regolare, ad esempio. Quindi mesh filter, ritopologizzazione, proviamo a farli più fini, vediamo che succede. Ci sta mettendo di più, quindi forse sto facendo una mesh più fitta. Spesso hanno dei parametri che non sono molto leggibili, cioè fattore, non so, fattore di cosa, né cosa sta significando, per cui l'unica è provare e vedere un po' cosa succede. Quindi occhio a non fare misure, modifiche troppo radicali dei parametri, perché magari ci mettete tanto per modificarli dopo. Ok, vediamo che è venuta una mesh un po' più fitta, sembra interessante, però noi volevamo fare esattamente l'opposto, quindi provo a fare mesh filter di nuovo, ritopologizzazione e dare un numero invece più alto, per cui provo con 4, applica filtro. Ok, sto continuando a aumentare in realtà la risoluzione, per cui proviamo qualche altro strumento. Ieri ero riuscito a ridurre la risoluzione in qualche maniera, quindi ci deve essere un modo. L'ha diradato? Ok, proviamo allora a aumentarlo ancora, magari. Tutti questi parametri di solito sono magari arbitrari perché la fotogrammetria, così come l'abbiamo fatta adesso, è adimensionale, cioè il computer non ha la più pallida idea di quanto è grosso quell'oggetto. Ancora noi non gli abbiamo dato una scala, per cui può darsi che i parametri che uso io e i parametri che usi te siano completamente differenti. Per cui non sa quanto è grossa la camera, quanto è grosso lo spazio che ho inquadrato, non ha nessun dato per definirlo. Noi qua lo possiamo iniziare a capire se prendiamo il righellino, che è questo strumento qua su, clicchiamo facciamo begin, scusate, clicchiamo sul righellino qua su, begin. Clicchiamo su un punto e tiriamo una linea di righello da una parte all'altra del nostro oggetto. Se noi avessimo piazzato dei marker, cosa che vi consiglio vivamente di fare se avete delle scansioni di cui vi interessa la dimensione, voi piazzate due marker ai due estremi dell'oggetto, quindi se io voglio scansionare questo tavolo, cerco di posizionarli magari ai due estremi, in modo che poi misuro quella distanza nel mondo reale e quando vado a fare la scansione 3D prendo il mio righellino, piazzo il marker da qua a là e gli dico guarda, da qui a lì tu devi essere questa misura. E
Alcuni software di scansione permettono anche di fare una pesatura bilanciata su più righelli, perché io ho tanti marker e gli dico: guarda, questo marker deve essere grosso così, quest'altro marker deve essere grosso così, quest'altro marker deve essere grosso così. E mi dice: guarda, ti ho fatto una media e più o meno la misura del tuo oggetto adesso è così, e ho un errore del 3% su questo marker, un errore del 4% sull'altro, un errore del 5% su quello, e è il miglior risultato che ho trovato. Dipende un po' dai software. Nel nostro caso ci facciamo andare bene che questa misura è 10 da qua a là, quindi la distanza è 10, l'elevazione è 5 e l'inclinazione di questa linea è 33 gradi rispetto alla verticale, credo. Per cui lui con lo strumento righello mi dà già dei dati che mi possano servire per girare l'oggetto, scalarlo e così via. Io se voglio adesso dare una scala, posso farlo con lo strumento scala ruota, e siccome prima quella linea era 10 e io la voglio far diventare 50, mi basta fare una scala di fattore 5. Quindi faccio scala fattore 5, applica, il mio sasso è diventato più grosso e adesso se torno sul righello, ora non ho due marker per cui faccio una linea più o meno simile a quella che ho fatto prima, vedo che la mia linea è diventata 50. Quindi ora su questo non ho trovato un modo per fare una scala direttamente sul marker, la dovete fare magari con una proporzione, per cui dico se prima la linea era 3,5 e voglio che diventi 57, mi faccio 57 diviso 3, capisco qual è il fattore di scala e correggo la dimensione del mio oggetto. Per cui adesso che il mio oggetto è 50, può darsi che il mio filtro di mesh cambi parametri oppure no, dipende se era un parametro dimensionale o adimensionale. Riprovo a fare, se no facciamo decimazione, voglio lavorare sulla mesh, ho un numero di vertici come target che credo sia quello attuale, cioè se io applico quello attuale è fallito tutto, probabilmente perché è esattamente lo stesso numero. Quindi provo a calare questo numero e vedere cosa succede. Posso decidere se mi serve di preservare i boundary oppure no, oppure di mantenere dire che le distanze devono rimanere simili. Non so se ha senso per il nostro caso. Facciamo apply. E siamo riusciti effettivamente stavolta a ridurre la dimensione della nostra mesh. Facciamo ancora più decimazione, quindi da 8.009 scendiamo a, non lo so, una mesh da 400 poligoni, può essere una buona mesh da videogioco. Allora, la mesh ci torni su di visualizzazione, quindi sono i pulsanti qua in alto. Quindi se clicchi di nuovo su Show Only Textured Mesh, dovremo tornare alla nostra mesh più fitta. Noi qua vediamo, questo è il nostro progetto. Per cui se io vado su di lato sulla mia mesh, io adesso stavo modificando questa mesh qua. Non ho modificato la textured mesh, perché è quella che ho fatto nel primo processo. Per cui lui, quando fa il processo, noi all'inizio abbiamo detto fammi tutto. Quindi lui ha fatto la point cloud, poi la dense point cloud, poi una mesh, poi ha fatto una textured mesh. Tutti questi passaggi ce li troviamo qua in ordine. Se io vado a vedere le camere, vedo le posizioni, che sono questi pallini attorno al mio oggetto, vedo le posizioni delle camere. Ok? Tra l'altro qua è un buon modo per vedere come ha scattato le foto.
Quindi qua posso vedere le mie foto. Nella Sparse Point Cloud posso vedere se la visualizzo la Point Cloud sparsa. E io su ognuno di questi posso fare dei filtri. Fatti i filtri su questi oggetti, posso probabilmente lanciare, come dicevi prima, ulteriori elaborazioni successive. Io adesso ho lavorato sulla mia mesh riducendo di risoluzione, ho ottenuto una mesh decisamente ridotta, che è quello che volevamo ottenere. Noi però vogliamo texturizzare questa mesh. Qua su in alto avete i primi passaggi che noi abbiamo saltato perché abbiamo lanciato un tutorial wizard, e possiamo dirgli di farmi una texture che è il passaggio successivo. Vedete, io adesso sono su mesh. Il pulsante prima è 3D Model Generation, io ce l'ho già il 3D Model Generation, mi manca il passaggio dopo che è la Texture Mesh Generation. Ok, quindi clicco su questo tool qua e lui mi dice: guarda, usa tutte queste camere, va bene, la mesh da usare è la mesh 1, quindi è la stessa, se vedete qua, io se ho più mesh posso selezionare quale delle mesh voglio lavorare. E ritesturizzo questa mesh qua. A questo punto io posso dargli che ho una texture, boh, multi texture oppure high details, quello che voglio. Rimango su low poly per velocità adesso, però potrei anche fare una texture molto dettagliata su un oggetto poco dettagliato. Ne faccio next, run. E lui riproietterà queste, tutte le immagini, quindi la texture, su una mesh che stavolta è low poly. Perché io cerco di ottenere una buona texturizzazione. Io a questo punto ho due textured mesh, quindi sarà quella ad alta risoluzione che, su cui stavo lavorando prima. Non capisco come fare a visualizzarla. Adesso le sto visualizzando entrambi, ok? Quindi ho sia quella con la risoluzione alta, sia quella texturizzata con la risoluzione bassa. Se fate caso, la risoluzione della texture è identica, cambia solo la risoluzione del modello 3D. Per cui io qua, quando sono passato tra una e l'altra, è cambiata la definizione del mio bordo. Se ci fate caso, in quasi tutti i videogiochi le texture sono molto realistiche, i bordi sono molto poco realistici. Perché è decisamente più veloce renderizzare le texture che renderizzare un alto numero di poligoni. Perché la texture è facile, io parto, raggio dalla mia telecamera, sparo il raggio del mio pixel, colpisco il triangolo, vedo di che colore è il triangolo in quel punto, fatto. Invece ogni volta che ho un poligono con un'inclinazione differente devo trovare la normale della mesh, fare l'angolo di riflessione, vedere se trovo una luce, vedere a che distanza è la luce, assegnargli la luminosità. Per cui sui videogiochi alti poligoni, cioè bassi poligoni, texture fatte bene. Ok, proviamo a esportare questa mesh, così chiudiamo tutta la nostra giro di lavoro sulla parte di scansione. Seleziono quella low poly perché facciamo finta che stiamo lavorando al videogioco. File, save as, non save as. Se, intanto salvo comunque il progetto. Per cui il progetto è quello che vi permette di riaprire su Zephyr questo progetto e continuare a lavorare sulla scansione. Sempre utile. Quindi salviamo Sasso e salvo il mio Sasso in formato .zep. Open export, export, export. Dov'è che è? Export textured mesh. Abbiamo selezionato quella giusta. Esportiamo,
se ci fate caso, prima cosa ci dice se vogliamo caricarlo su Sketchfab. Motivo per cui su Sketchfab è pieno zeppo di sassi. Proprio pieno. Invece di fare upload su Sketchfab, scarichiamo un obj-mtl, che è lo standard per l'animazione, il rendering, è perfettamente compatibile con la stampa 3D, possiamo buttarlo direttamente dentro i software che usiamo per stampare in 3D e possiamo continuare a lavorarci su qualsiasi altro programma. Esportiamo la texture come JPEG, esportiamo anche le normali, che in realtà non so bene a cosa serva, però serve a dire, no, so a cosa serve. Serve a dire da che lato c'è il pieno e c'è il vuoto su un oggetto 3D. Cioè, dicevamo prima che stiamo lavorando su delle mesh. Le mesh descrivono solo la superficie di un oggetto, non descrivono l'interno dell'oggetto. L'unico modo che ha il computer per capire se dentro e fuori è orientato giusto su un oggetto è la direzione delle normali. Quindi, per ogni triangolo, noi abbiamo il triangolo, che è, diciamo, una superficie, ma abbiamo anche un'indicazione di dove si trova il pieno e dove si trova il vuoto. Le normali su un oggetto puntano verso fuori, quindi indicano la direzione del vuoto. Il pieno sta dentro, all'interno, solo perché sono più facili da vedere sul fuori di un oggetto che sul dentro dell'oggetto, le freccine. Quindi esportiamo anche le normali. Esportiamo con una singola texture, riscala texture alla più vicina potenza di 2, boh, va bene. E esportiamo. Un nome sasso. Sì, proviamo a chiuderla su Mesh Mixer, vediamo se ci riusciamo su Mesh Mixer. Ok, possiamo anche chiudere il nostro Zephyr, chiudiamo anche qua. E a questo punto, nella cartella dove avete salvato, dovreste trovare tre file: sasso.obj, sasso.mtl, sasso.jpeg. Questi tre oggetti devono sempre stare insieme, perché materiale è la definizione. Non so se contiene la mappatura UV, UWZ, UVB, forse. C'è anche una roba UWZ, però non so se quale delle due è quella corretta. Comunque è praticamente una specie di unwrap UVB, perché è unwrap, giusto? La mappatura unwrap che dice come questo oggetto si spalma sui miei poligoni. Ok, questi oggetti li trovo sempre molto belli, queste texture generate. Appena mi fate una scansione della mia faccia, voglio mettere questa roba come immagine profilo, vedere se qualcuno mi riconosce. Non so queste aree intermedie se contengono effettivamente le informazioni o no, però se noi modificheremo il nostro oggetto, probabilmente prenderà delle colorazioni random da queste aree qua, ma non ne sono troppo sicuro. E per cui questa immagine è tanto più ottimizzata quanto io riesco a unwrappare il mio oggetto, cioè aprire un modello 3D e fargli occupare uno spazio, diciamo, ben organizzato sulla mia texture. Per cui se uno fa questo processo in maniera professionale, per fare videogiochi, se guardate le mappature texture dei videogiochi, sono fatte decisamente meglio di queste. UVW, wrap, proviamo così. E vedete delle belle immaginine con degli omini aperti secondo delle linee di taglio. Mi è saltata la connessione. Dot dot dot, open dot. Tecnici di rete.
Vediamo su Mendotta. Ok, va. Tutto a posto. No, forse ho scritto la cosa sbagliata. È giusta? Eh? No, ma invece quello che ho scritto è giusto. È un wrap. Un wrap mesh. Proviamo così. Ok, questo qui è l'unwrap fatto bene. La cosa è cercare di deformare il meno possibile i poligoni. Perché questa immagine che vedete qui è questo cosettino qua. Per cui lo devo aprire cercando di deformare ogni singola parte della faccia il meno possibile. Perché sennò poi dopo, quando la texture si rideforma sul modello 3D, vedrò tutti i pixel stirati male. Magari tutti i pixel in un punto allungati perché quel poligono si è allungato e così via. Per cui è una parte un po' più decisamente complessa da gestire. Questo è questo oggetto qua e hanno fatto questa mappatura fatta questa maniera. Questa è come si unwrappa la faccia di una persona. Quindi questa zona qua è il dietro dei capelli. Ok. Sì. Io volevo trovarne una con la texture, ma... Tipo c'era tipo Doom, texture, Sì. Eccolo, avevo visto una faccia a un certo punto. Ecco, questo qui è... Se mai riuscirò a farlo, sarà la mia prossima foto profilo. Questo è fatto automaticamente male dal software, questo è quando lo si fa bene, si fa in questa maniera, diciamo. Non è detto che una sia migliore dell'altra in termini di visualizzazione. E questo è un altro modo molto buffo. Molto bello. Questa comprende anche il dietro dei capelli. Questo è un modo per rimapparla in maniera che non stiamo sprecando quasi nulla della nostra immagine, della nostra texture. Bisogna vedere se la deformazione va bene oppure no. Magari questo metodo automatico è migliore per la deformazione dei poligoni, per esempio, essendo fatto automaticamente da un computer. Magari ha quell'obiettivo là. Ok, andiamo su Mesh Mixer. Abbiamo già finito il tempo della nostra lezione. Oh, se avete tempo, io continuo volentieri. Mi ricordo a che ora finiva la lezione. Alle 7. Allora, a posto, abbiamo un'ora di Mesh Mixer. Apriamo Mesh Mixer. Allora, l'ultima volta che ho usato Mesh Mixer è crashato. Succede molto spesso. Appena aprite il vostro file, salvatelo. E ogni volta che fate qualcosa, salvate sempre. Perché a un certo punto della lezione crasherà. O crasha oppure si blocca in qualche processo che richiederà qualche giorno per essere terminato. Succede con tanti programmi, i programmi che elaborano un grosso numero di poligoni con delle operazioni potenzialmente infinite sono molto proni a questo tipo di... Qualche giorno perché In alcuni casi, soprattutto all'università, qualche operazione da giorni l'ho fatta. Soprattutto nei rendering. Dice, ok, ho iniziato questo rendering, lo voglio finire. E dopo 3 giorni era ancora lì che lavorava. Però potenzialmente possiamo fare operazioni decisamente pesanti anche soprattutto sulle scansioni 3D. Chi fa scansioni 3D professionali in ambito archeologico di solito si lavora su mega workstation. O mega serveroni di calcolo dove si buttano in pasto 4.000 foto e magari i tempi di elaborazione sono di giorni. Lì se uno ha sbagliato qualche parametro la scansione poi non viene troppo bene, insomma non sei troppo contento dopo giorni di scansione. Ok, prima cosa che dovete assolutamente fare su Mesh Mixer è importare il coniglietto. Va fatto. Cioè, lì in bella vista lo dovete fare. Allora, importiamo il coniglietto. Prima cosa che facciamo è tappiamo il buco sul fondo. Quindi, edit, close cracks o chiudi
chiudiamo il buco sul coniglietto? Non me l'ha chiuso. Dopo sì, dai, però c'è il coniglietto è bellino. È un passo obbligatorio. No, ci sono delle cose divertenti da fare col coniglietto che vanno fatte. Allora, possiamo chiudere, non mi ricordo dove era. Analysis. Analysis, no. MeshQuery. Inspector. L'inspector mi ha trovato il buco, ce ne eravamo accorti. Quindi se andate su Analysis, Inspector, Inspector ci trova i buchi. Quindi analisi di lato, analisi e poi il primo pulsante. Siamo su analysis. Abbiamo fatto import bunny, appena aperto il programma. Inspector trova il buco come prima cosa che fa. Ci dà anche una threshold su quanto è grande il buco minimo che trova, qualcosa del genere. Possiamo decidere tra flat fill o minimal fill. In questo caso probabilmente la cosa migliore è flat fill. Facciamo auto repair all, lui chiude il buco, poi facciamo done, fatto. Io adesso faccio Ctrl Z per vedere cos'era l'altra opzione. Probabilmente era minimal fill. Proviamo a fare auto repair all, l'ha fatto comunque uguale, quindi probabilmente se aveva un buco con una forma strana succedeva qualcosa di diverso. Per adesso ce l'ha tenuto qua. Smooth fill invece abbiamo già più o meno idea di cosa farà. Smooth fill, auto repair, cerca di creare, molto molto utile, non in questo caso, però cerca di creare una superficie più organica possibile che vada a chiudere quel buco. Se pensate a altri generi di buchi che potremmo avere sul nostro modello 3D, tipo il fondo del sasso, è meglio usare questo tipo di chiusura rispetto all'altro. Annullo e rifaccio. Sì, potrebbero essere molto diversi. Sì, giusta osservazione, facciamo auto repair con flat fill, done. Se andate in view, su in alto abbiamo varie cose che possiamo attivare. La più utile è il visualizzatore del wireframe, che si fa anche con W. Si può fare anche durante un comando e ci servirà tantissimo. Vedere com'è fatta la mesh. Questa è una mesh molto ordinata, con un buon rapporto di forma, significa che i triangoli sono vicini a essere triangoli equilateri. Quindi non sono triangoli dove il rapporto tra i vari lati è molto differente, che si chiamano bad triangle, sono i triangoli cattivi. I bad triangle si trovano molto spesso quando si fa la mesciatura da delle... Se su Rhino fate una mesh, è molto piena di bad triangle, che non sono necessariamente cattivi. È solo un po' più problematico spalmarci le texture sopra, insomma, sono un po' meno carini per i software di render dopo. Una buona topologia significa avere dei triangoli vicini a dei triangoli equilateri, non avere dei non manifold triangles, significa ogni triangolo condivide, cioè ogni bordo è condiviso tra due triangoli e solo due triangoli. Se un bordo è condiviso da un solo triangolo, vuol dire che quel bordo è un'apertura. Se invece ho tre triangoli, è un altro paradosso che posso avere, che è una faccia in più del necessario che va a toccare quel bordo. Significa che io qui dentro questo coniglio, dietro questi due triangoli parte un terzo triangolo che va dentro e fa qualcosa, sta lì e non ci dovrebbe stare. Sono errori che mi impediscono di determinare dov'è il solido e dov'è il vuoto in un oggetto. Questi due tipi di errori sono quelli da evitare assolutamente se state pensando di stampare in 3D. Nel frattempo passo lo schermo di Alberto, nel frattempo sta giocando.
il nostro coniglio l'ha fatto diventare un coniglio alberato. E vabbè, torniamo sul mio schermo più sobrio. È molto divertente questa cosa avere più schermi. Ah, tra l'altro non abbiamo ancora fatto un saluto in camera. Noi siamo qua. Ciao a tutti. Per quelli che ci vedono da web, questo è l'unico momento in cui ci vedranno, poi spariremo. Forse torneremo visibili quando facciamo la scansione 3D con l'altro programmino. Ok, torniamo sul nostro bel coniglio. Un'altra cosa interessante da vedere è quando abbiamo fatto il fill è cambiato colore della parte sotto. Su Mesh Mixer questi colori indicano gruppi di selezioni. Se io vado su Select, mi appare uno strumento di selezione che sembrerà banale, ma si spalma sugli oggetti. Si spalma sugli oggetti con delle regole strane, che sono distanza geodesica sul mio oggetto. Per cui questo cerchio, che sembra un cerchio, in realtà sono distanze spalmate sulla mia mesh dal mouse. Ok? Quindi se io allargo il mio pennello girerà sempre di più attorno agli oggetti. Ok? Che è molto utile quando faccio le selezioni, perché so che sto selezionando anche il dietro dell'orecchio in questa maniera. Infatti ho selezionato anche il dietro dell'orecchio. Può essere utile o può essere dannoso in base se io voglio o non voglio selezionare. Ad esempio, se io ho un oggetto che ha una ruvidezza molto esasperata, magari farei difficoltà a selezionare gli oggetti che non vedo. Per cui il fatto che lui segua le distanze in maniera omogenea attorno vicino al mouse mi torna comodo per selezionare bene tutta la mesh. Posso anche cambiare e dire che se lui mi trova un angolo superiore a 40 gradi, lui non riesce ad andare oltre. Per cui se io vado qua vicino al bordo del coniglio, seleziono qua, lui in alcuni punti, se fate caso, mi ha selezionato. In altri non mi ha selezionato, cioè alcuni punti non è riuscito a scavalcare quello spigolo, in altri punti è riuscito a scavalcarlo. Dipende dall'angolo che impostate qua. Per cui potete fare delle selezioni che vi permettono di isolare degli spigoli. Se io fatta questa selezione vado su Modify, crea Face Group, Ctrl G. Quindi come raggruppa sulla maggior parte dei programmi, posso salvarmi questa selezione. Ok, è diventata di un colore diverso, mi ha dato un override sulla selezione precedente e adesso questi mi fanno parte di un gruppo. Questo è semplicemente comodo per, siccome su Mesh Mixer si perde spesso molto tempo a fare le selezioni, una volta avete fatto una selezione, ve la volete tenere, la fate diventare un gruppo. Come lo uso il gruppo dopo? Se vado col mio mouse sopra uno dei gruppi, faccio doppio clic e lui all'inizio, primo clic, seleziona usando il pennello, poi dice: no, ma tu volevi selezionare quel gruppo, mi annulla la selezione pennello e mi seleziona quel gruppo. Però devono essere connessi, per cui non mi ha selezionato quello distante. Dopo che abbiamo fatto la selezione, quindi faccio una selezione, edit. Scusa, Modify, crea gruppo di facce, che è il penultimo. Ctrl G. Seleziona lo fate andando sul terzo pulsante dell'interfaccia di lato, che è Select. Quindi selezionate qualcosa, Modify, crea gruppo di facce. Diventano sempre di colori diversi. Poi torno su selezione. Col mio pennello, anche se non sto esattamente sulla selezione, faccio doppio clic su un colore e lui mi seleziona quella macchia di colore lì. È un modo semplicemente di salvare le selezioni. Ok. La selezione nasconde in realtà una grandissima quantità di strumenti che sono sotto Edit, sotto Converti, sotto deforma e sotto modify.
Tutti quelli modify sono quelli che lavorano sulla selezione stessa. Quindi io ho freccina aperta parentesi, non so come si chiama quella parentesi lì, e chiusa, che mi permette di espandere una selezione o contrarla. A un certo punto capiremo a cosa servono anche le selezioni. Però se io clicco qua, oppure su da tastiera faccio shift, freccina di lato, posso espandere le mie selezioni e contrarle, utilissimo. E così via. Oppure posso fare ottimizza boundary. Se io ad esempio ho una selezione molto irregolare, tipo fatta di una serie di poligoni messi così un po' male, e faccio modify optimize boundary, lui mi liscia quel boundary della selezione, cioè mi seleziona in modo più uniforme i bordi di selezione. Con questa selezione attiva possiamo fare reduce e lui fa girare un algoritmo di riduzione che noi possiamo modificare quanto vogliamo per ridurre più o meno la mesh sul nostro oggetto. Ovviamente se tiriamo al massimo, riducilo più che puoi, 100%, lui comincia a creare dei triangoli cattivi. Perché è l'unico modo in cui lo può fare riducendo al massimo. Se stiamo un po' più sotto, riusciamo a ridurlo tenendo dei triangoli con qualità migliore. Purtroppo, riducendo la mesh, perdiamo un po' di dettagli e abbiamo un po' di difettini. Accettiamo questa modifica. A riselezionare la selezione, siamo dentro il comando selezione. Facciamo clear selection se vogliamo eliminarla. Selezione, ho il mio pulsantino di selezione, doppio clic su un colore. Non si sta funzionando. Se di default lui è in aggiungi a selezione, quindi se continuo su tutte le mie macchie colorate oppure a disegnare, lui aggiunge. Se premete CTRL, levate la selezione. Quindi potete allargare il pennello e così via. Ok. Facciamo gli ultimi giochini sul coniglio e poi riapriamo la nostra roccia. Mesh Mixer è un programma nato in maniera molto giocosa. Se andate su Mesh Mix, avete primitive, quindi cubi, cose, queste ci possono servire per aggiungere, fare buchi sulle nostre cose, ma molto più importante abbiamo orecchie. Possiamo prendere delle orecchie da coniglio e metterle di nuovo sul coniglio. E quindi abbiamo uno strumento di rotazione, di spostamento, di scala, questa è di scala. E allora Mesh Mixer si chiama Mesh Mixer per questo motivo qua, per creare un coniglio con due set di orecchie. Però la cosa interessante è che matematicamente ha degli algoritmi veramente potenti su come gestisce queste unioni, come fa a lavorare tutte le varie parti, per cui sembra un po' un giocattolino, in realtà è uno strumento veramente potente. Se noi facciamo un bel buco sul nostro oggetto, quindi selezioniamo e premiamo Canc, vediamo come è fatto dentro. Vediamo che lui ha unito eliminando la parte interna della mesh del coniglio per farla rimanere una mesh perfettamente corretta. Quindi non ha creato una mesh non manifold, una mesh bucata e tutto quello che dicevamo prima di sbagliato, ma è una mesh topologicamente corretta. Quindi è un programma che rende molto semplice una serie di operazioni decisamente complesse. Un programma di cui non abbiamo parlato e purtroppo non ho messo una presentazione, ma essendo amici di Gigi, fai ciao Gigi con la mano, li citiamo volentieri perché sono stati, diciamo, pionieri su un sacco di faccende, MeshLab, ci sono le stesse orecchie dello stesso coniglio. Non so se Mesh Mixer ha messo il coniglio per citare MeshLab. No, il coniglio è lo stampo.
Allo Stanford, giusto, è vero, mi ero dimenticato. modello che è l'Hello Sì, dei modelli 3D. Sì. La teiera è di 3D Max. anche la teiera storica, Sì, anche quella cita qualcosa dei. però sono formati la storica, sono dei primi modelli acquisiti L'avevo trovato una volta la scansione originale dello Stanford Bunny. Comunque lui è il coniglietto di Stanford, proprio lui, in questa foto. Ok, continuiamo a danneggiare il coniglietto di Stanford. Allora, un'altra parte interessante è la parte edit, dove c'è tutto un altro set di comandi, praticamente in base a cosa è selezionato. Si aprono una set di comandi differenti. Allora, cosa è selezionato? Intendo anche aprite l'object browser, che è l'altra parte importante di Mesh Mixer, quindi view show object browser. Chi ha Mac c'è l'installer anche su Mac, di questo, non ve l'ho detto prima. Però è dentro la cartella, perché vi vedevo che guardavate negli altri schermi nello schermo di Alberto, ma. Dentro la cartella software c'è l'installer per Mac, software sculpting, ci sono due installer, uno per Mac e uno per Windows. C'è anche Sculptris, che è un programma abbastanza simile a Mesh Mixer, però più per la creazione di personaggi. Questo ci interessa di più perché è un po' più potente per la parte di modellazione e elaborazione mesh. Allora, dicevamo, se io seleziono faccio delle operazioni sulla selezione. Se io invece vado a vedere l'object browser, io adesso ho selezionato un intero oggetto e con l'intero oggetto selezionato senza i poligoni selezionati mi si aprono tutti gli strumenti di edit, ok? Se io duplico il mio coniglio, quindi sull'object browser ho l'oggetto selezionato e faccio duplica, oppure se vado su Mesh Mix, prendo un orecchio e lo trascino non sull'oggetto ma fuori, mi si crea un'altra mesh che è separata dal mio coniglio. Ok? Quindi ho categorie di oggetti che sono uniti insieme o separati. Io ho questi oggetti sull'object browser, posso visualizzarli, quindi posso visualizzarlo, nasconderlo o selezionarli. Quindi io sto lavorando con Edit sull'oggetto che è selezionato. Posso selezionare i poligoni dell'oggetto che è selezionato, quindi evidenziato di scuro. Questo è l'unico modo che avete su Mesh Mixer di salvare delle, diciamo, delle storie di costruzione del vostro oggetto, perché potete fare Ctrl Z ma fino a un certo punto. Per cui se io inizio a lavorare su un oggetto e comincio a ridurre la risoluzione, bucarlo, fare operazioni di questo genere, prima di fare delle operazioni distruttive è sempre bene salvarsi una copia dell'oggetto, nasconderselo e ce lo teniamo là. Nel frattempo magari salviamo il nostro file coniglietto e lo salviamo nel formato mix, che è quello standard di Mesh Mixer. Seleziono l'oggetto, lo cancello. Qui è una copia del mio coniglio, per cui nascondo la vecchia copia, seleziono quello nuovo, diventa più chiaro e lo visualizzo. Dopodiché andiamo su Edit e iniziamo un po' a giocare col nostro coniglietto qua. Allora, la cosa più divertente da fare all'inizio è Make Pattern, che sono una serie di strumenti di modifica dove possiamo sforacchiare il coniglietto di Stanford con degli elementi che hanno spaziatura, dimensione 3 mm e spaziatura 5 mm, seguendo una griglia esagonale oppure quadrata. Quindi io faccio esagonale, posso ruotare i miei elementi di sforacchiamento. Già questa cosa è bellissima, mi piace sempre tantissimo.
Facciamo update, vediamo cosa succede. E questo è il risultato del nostro sforacchiamento. E facciamo accetta. E questo è il nostro coniglio sforacchiato un po' in diagonale con degli elementi diametro 4 e spaziati in una certa maniera. Quindi se vogliamo fare un portapenne con un coniglietto abbiamo più o meno fatto. Però questa operazione, se annulliamo, torniamo indietro, CTRL Z torna dentro il tool, possiamo anche fare un altro tipo di pattern, fare edges. Lui crea una struttura cosiddetta lattice in inglese, che è una struttura, come si chiama, come si traduce? Lattice superficie, no? No, lattice è una, quando crei una struttura fatta di pali, cioè di tipo una, è una rete, ma una rete rigida, diciamo, come tipo di. Possiamo fare edges. Dargli una dimensione un po' più piccola, in questo caso di facciamo 0,5, vediamo un po' cosa succede. Creare una lattice di elementi a questa maniera. Boh, proviamo a fare update, vediamo cosa esce fuori. Questo l'hanno introdotto di recente, prima non me lo diceva, esplode, crashava solo il programma. Sei sicuro sicuro di voler fare questa operazione? No. Lo Sono 2 annullo. MB di RAM. Dai, va bene, però siccome non abbiamo molto tempo, l'annulliamo un attimo. Era carino così, però facciamo annulla. Prima di fare questa operazione, me l'ha nascosto un attimo l'oggetto, lo rivisualizzo. Prima di fare questa operazione, facciamo seleziona tutto, CTRL A, Command A su Mac, Edit, Reduce. E riduciamo parecchio il nostro oggetto, quindi lo facciamo molto poligonale, con i poligoni molto larghi, a questa maniera. Accetto, Clear Selection, è diventato uno Stanford Bunny low poly. Edit, allora seleziona e spennellate tutta la mesh, oppure CTRL A e vi seleziona l'intera mesh. Edit, reduce, riduci la mesh. Non vi faccio toccare tutte le altre opzioni, portate percentuale a boh, 80%, 90%, cifre abbastanza alte fino a che non siete soddisfatti e accettate. Ok, abbiamo ridotto molto la risoluzione, andiamo su Edit e facciamo di nuovo Make Pattern, torniamo su Edges, facciamo degli edges da 1,5 mm, non lo so, quello che volete, come vi piacciono di più. Update, lui già sta lavorando sulla mesh per darci un'anteprima di come sarà la mesh dopo l'operazione. Non so cosa voglia dire Tris, però mi piace immaginarlo che fa. Gioca. Ok, questo qui è il risultato di questa operazione. Fare questa cosa su MeshLab si può fare, tale e quale, solo che dovete conoscere i nomi degli algoritmi. Questo l'ha reso molto più facile. Però MeshLab rimane comunque uno strumento molto simile a MeshMixer, completamente senza interfaccia grafica. Ossia, mentre qua abbiamo strumenti di selezione, robe che facilitano l'utilizzo del programma, MeshLab, aprite un algoritmo e dice: vuoi fare il Delaunay algorithm, Laplacian smoothing con 5 iterazioni, 72 di profondità e cose? Sì, ok, e vedi cosa succede. E mi pare non abbia neanche CTRL Z, credo. Quindi su MeshLab bisogna fare i backup delle cose. Però rimane un software dove ci sono un po' più strumenti su allineamento mesh, un po' di robe più complicate di scansione 3D,
dovrete farli magari su MeshLab, per cui consideratelo se lavorate molto sulle scansioni 3D. Ok, questo qui, se ci fate caso, è un po' il modo più pop che si trova per fare i tutori, i braccialetti ricavati da scansioni 3D, per cui possiamo provare subito dopo l'esercizietto sul sasso a vedere come utilizzarlo per fare quella tipologia di tutori in 3D. Quindi chiudiamo il coniglietto, anzi senza neanche chiuderlo, prendiamo e trasciniamo il nostro sasso.obj. Ah, mi dimenticavo, questi tre file che abbiamo creato prima della scansione devono sempre viaggiare insieme, sempre avere lo stesso nome, sempre stare nella stessa cartella. Per cui se vi dimenticate MTL o la texture, non avete più il materiale, la texture. Idem, se da qua trasciniamo solo l'obj su Mesh Mixer, diciamo di rimpiazzarlo, perché non mi interessa avere il sasso insieme al coniglietto. E si apre il nostro bel sassetto. Dovremmo avere la stessa scala. Credo che l'obj sia un file adimensionale. Significa che c'è scritto 50 come misura, ma non cosa. Quindi non ha l'indicazione se sono 50 mm o altro. Dovrei avere degli strumenti di misura dentro Analysis. Quindi faccio misura, clicco, creo un bel righellino, più o meno tra gli stessi vertici di prima. In realtà me l'ha posizionata in maniera completamente diversa. Però più o meno la stessa misura che vedevamo prima sul programma. Perché io avevo fatto un sasso grosso 50 e qua dentro il Mesh Mixer è rimasto un sasso grosso 50. Però se dopo voi esportate in STL, che è lo standard per la stampante 3D, le stampanti 3D lavorano in millimetri. Quindi riconosceranno questo sasso come grosso 50 mm, quindi grosso così, cioè un sasso che vi sta sul palmo della mano, non il sassone che abbiamo visto nelle foto. Per cui fate sempre caso a che unità voglio usare. Un'altra cosa importante è questa serie di numeri che vediamo dopo la virgola, se avete fatto misura, è la tolleranza di questo modello 3D. Per cui se io sto lavorando in scala architettonica e scelgo di lavorare in millimetri, significa che avrò un numero molto grosso prima della virgola e probabilmente un numero anche molto grosso dopo la virgola. Quindi fate sempre caso a in che tolleranza stiamo lavorando sul nostro programma di modellazione. Quindi in questo caso stiamo lavorando con 5 cifre dopo la virgola. Per cui magari non è la cosa ottimale avere altre 5 cifre davanti alla virgola. Tutto questo diventano i bit di byte di rappresentazione dei numeri di ogni nostro vertice. E se diventa una cifra molto grossa, comincia a essere abbastanza pesante da lavorare per il programma e probabilmente cropperà da qualche parte. Quindi di solito se aumentiamo il numero molto in una direzione vengono croppati i numeri dopo la virgola e così via. Per cui tenete sempre, diciamo, questi due numeri un po' sott'occhio cioè in questo caso stiamo lavorando come se fosse in centimetri, per cui ci va bene una risoluzione di quel genere in centimetri. Il nostro sasso è alto così, è alto 50, ci va bene quella serie di numeri dopo la virgola in centimetri. Questi sono i nostri millimetri, questi sono i nostri centesimi, decimi di millimetro, questi sono i centesimi di millimetro. Questo per tutte le operazioni dove avete delle unità di misura, vi conviene tenerle d'occhio. Mesh Mixer considera le unità millimetri di default, per cui nei comandi avete scritto millimetri, ma magari noi sappiamo che sono centimetri e le usiamo in centimetri. Ok, finita la parte di misura. Proviamo a chiudere il buchetto. Prima di chiudere il buchetto,
può essere sensato se avete un boundaries un po' brutto, tipo questo che ho io, cercare di ripararlo un attimo. Io mi sono dimenticato un poligono qua a giro prima, un poligono che tocca per un vertice, questa cosa gli darà molto fastidio all'algoritmo che cerca di chiudere, perché questo boundary potrebbe essere un boundary separato oppure unito con questo boundary qua, e questo poligono gli potrebbe dare molto fastidio. Per cui io prendo il mio strumento di selezione, seleziono questo poligono, canch, e lo elimino. Quest'altro spigoletto qua è un altro spigoletto fastidioso, lo seleziono, cerco di lavorare un po' meglio il mio buco sul sasso. Questo gruppo qua potrebbe aver senso chiuderlo magari, però magari è un'informazione che ci serve, proviamo a tenerla. Adesso è un pochino più carino come buchetto. Facciamo di nuovo analisi spector. Mi ha trovato altri problemi in realtà. Non so cosa ha fatto e cos'è questi punti qua. Magari sono delle aperture sui vertici, non lo so. Credo le stia riparando, cliccandoci sopra, però non ho molti feedback al riguardo. Annulliamo questa operazione, facciamo ESC, CTRL Z, Analysis, Spector, wireframe c'ho già attivo, non posso visualizzarlo meglio di così. Boh, va bene. Allora, in questo caso voglio fare uno smooth fill. Faccio auto ripara tutto e lui mi ha tappato il mio sassetto allargando un po' la selezione, per cui ha deciso che era meglio rimuovere un po' di poligono in più per fare una superficie fatta un po' meglio. Cioè, se guardate, mi ha corretto un po' di poligoni. Torno su smooth, faccio auto repair, guardate quando clicco, lui ha allargato leggermente la selezione, ok? E poi ha piazzato un colore a caso dalla texture, non so come l'ha mappato sulla texture, però sembrano le aree grigie che ci sono sulla texture. O ha messo interpolato i colori, forse, colori dei vertici potrebbe essere. Ok, abbiamo fatto il nostro sassetto. Se lo vogliamo duplicare, se facciamo di nuovo l'object browser, dove è finito? Sparito. Allora, credo si possa dipingere Sì, se però andate se su no, su Sculpt Stamp, questo perdiamo completamente la texture. Proviamo su Sculpt c'è colori vertici. Sculpt, esatto, c'era qualcosa. Su Brushes, Esatto, quello lì, la terza riga. Paint Vertex, di che colore? Però non so se questa non fa vedere. Questo sta facendo un'altra cosa. Allora, Paint Vertex, però con che modifier? Cosa stai facendo? Scusa, dove lo stai vedendo? Ah, Surface, bisogna andare prima su Esatto. Surface, pennelli, possiamo lisciare i colori, dipingere i vertici. Abbiamo dei pennelli di vario tipo, possiamo scegliere un colore, possiamo decidere di schiarire un po' questa zona. Lui però mi sta comunque facendo una modifica. Ah, perché insieme al pennello c'è anche la parte di modifica della mesh che possiamo levare modificando refinement, eliminiamo enable refinement. Quindi sono su surface, sto
Scendo Paint Vertex con una strength al massimo, questa cosa, flow, align stroke. Forse gli dà fastidio. Vabbè, comunque. Sì. Ci riproveremo dopo in un altro modo, però comunque è fattibile, si può disegnare sugli oggetti. Allora, possiamo disegnare sugli oggetti, ma tra l'altro vi volevo provare un attimo a disegnare sulla texture. Lui qua sta riuscendo a lavorare il nostro oggetto mantenendo la texture, il collegamento che in realtà pensavo non lo facesse, però bello, figo. Abbiamo tutti gli strumenti di disegno, possiamo scolpire mantenendo la nostra texture nella zona dove stiamo lavorando. Ovviamente mi aspetto che se faccio delle modifiche molto drastiche, a un certo punto comincerà a fare cose molto strane. Qua è comparso uno stiramento strano della mesh, per cui ovviamente a un certo punto queste modifiche cominceranno a dare dei problemi alla texture, di sicuro. Però, insomma, ci garantisce comunque di poter lavorare un minimo lasciando una visualizzazione vagamente sensata dell'oggetto. E ok, volevo provare invece altri strumenti per vedere, di sicuro altri strumenti distruggeranno la texture. Uno strumento che non abbiamo provato prima è Make Solid. E invece tiene la te no, trasferisce. Ok. Allora, Make Solid è un algoritmo che riempie di voxel il nostro oggetto e poi rifà la mesh sopra. Quindi è molto utile quando vogliamo ritopologizzare la nostra mesh, proprio ricostruendola da zero. Per cui controlliamo dov'è il volume e rifacciamo la mesh da zero. Abbiamo una solid accuracy che è esattamente quanti voxel mettiamo dentro e una mesh density. La solid accuracy lavora proprio su una misura di cella che è in millimetri, per cui la misura della cella è la misura del voxel e di default è su fast. C'è una versione ancora più carina che è blocky, se cambiate l'opzione sopra. E se noi facciamo una cell size da 1 mm e facciamo update, lui ci crea un volume finto voxel, non è vero voxel, cioè nel senso quello che stiamo vedendo non sono i voxel, sono una triangolazione fatta sopra i voxel. Ok? Cioè noi comunque al computer vediamo sempre una mesh alla fine. Su Minecraft era una mesh su cui era applicata una texture con lo stile del materiale. Erano comunque triangoli, quelli che vediamo. Però riusciamo a fare delle visualizzazioni come se fossero voxel. La cosa interessante è che lui trasferisce il colore della texture sui vertici, per cui abbiamo ancora una vaga apparenza della texture. Purtroppo però abbiamo perso il collegamento tra la texture e i triangoli, per cui quel collegamento lì con questa operazione se n'è andato e non lo ritroveremo più. Per cui per lavorare molto sulle nostre mesh mantenendo le texture bisogna usare dei programmi di sculpting avanzati. Parliamo di ZBrush, tutta quella serie di programmi là, che sono programmi fatti apposta per fare queste cose. Partiamo dalle scansioni 3D delle persone, le trasformiamo in modelli 3D che possiamo animare. Sono programmi che sono fatti apposta per fare quella roba là, non è Mesh Mixer. Mesh Mixer è un programma fatto apposta per mettere le orecchie sulle cose. Quindi, va bene, abbiamo fatto la nostra roccia pixelata. Accettiamo e va bene. E a questo punto abbiamo addirittura perso il nostro vertice, non so come mai. Ok. Allora, adesso invece apriamo la terza cartella che era Mani.
Estraete one how and duplicator 2 sample, che è un altro test file molto famoso. Si è persa la traccia su Thingiverse di chi ha fatto questo modello per 3D per primo. E è una scansione 3D con una risoluzione elevata ma non folle, per cui ci permette un attimo di capire com'è lavorare su una mesh un po' più complessa ma senza far esplodere il vostro computer. O almeno facendolo esplodere, ma non troppo. Quindi estraete fino a che non arrivate al file onehow.khand.stl e lo trascinate sul nostro file. E è questa mesh qua. La trovate stampata in 3D in un sacco di FabLab. È uno di quei test file che si usano. C'era il tizio dell'Ultimaker, quel pazzo che stampa in ogni maniera possibile. Le stampava grosse così. Sì. Oh, l'ultimate. Poi ha modificato le stampanti, le stampate. Allora, questo è un tipico file da scansione 3D, topologizzato abbastanza bene. Se guardate i triangoli è abbastanza simile a quello che abbiamo ottenuto con la roccia prima. Non ha errori topologici a parte il fondo che è un po' bruttino. Però possiamo far finta che è una nostra prima scansione della mano e possiamo creare, non lo so, una specie di tutore che gira attorno qua alla mano, magari con una fascetta per stringerlo di lato e provare a fare un tipo di design collegato a un oggetto che ci permette di lavorare un po' in un ambito finto medicale. E per cui iniziamo a lavorare questa mesh per capire come lavorarci sopra creandoci degli oggetti attorno. Ok? Quindi prima cosa che facciamo è aprire l'object browser, che io non trovo più sul mio, è sparito, sarà finito in un altro, in un'altra interfaccia, in Sì. un altro schermo. Chiudo tutto, riapro tutto. Chiudiamo anche lo Stanford Bunny. Però la cartella mi serviva ancora. Vediamo se adesso c'è. Ok, ce l'ho adesso. Quindi dicevamo mani, apriamo questa. Ci sono anche altre mani, se avete scansioni 3D del vostro braccio potete usare la scansione 3D del vostro braccio. Ok, allora. Object browser ce lo teniamo da parte. Prima cosa che facciamo è duplichiamo la nostra mano. Ah, un'altra cosa che potremo controllare è quanto è grossa questa mano. Andiamo su trasforma, che è dentro edit, edit trasforma, e vediamo che questo oggetto è grosso 32 mm di altezza, per cui diamogli una scala un po' più plausibile. Senza andare troppo sul preciso, la mia mano sulla Y, se si può dire, riguardando il modello 3D, sarà larga un centinaio di millimetri. Per cui andiamo su Edit, se avete duplicato, li selezionate entrambi, vi appaiono dei comandi, fate trasform, scala uniforme. Allora, la misura. Allora, il blu sui programmi di modellazione 3D è sempre la Z, il rosso è sempre la X e il verde è sempre la Y. Quindi in questo caso la misura a cui stavo pensando è rosso, nel mio caso anche nel vostro perché avete lo stesso file. Quindi la X la facciamo diventare 100. Ne scrivo 100, invio, abbiamo scalato entrambi gli oggetti. Accettiamo e abbiamo la nostra manina scalata. Fate la copia in più del vostro oggetto, nascondete la prima. Si dovrebbe poter modificare il nome del file cliccando sopra, se non mi sbaglio. Ieri però non mi funzionava. E la chiamiamo superficie. Ok.
Non credo si possano riordinare. Il primo lo possiamo chiamare mano originale o scansione originale, come preferite. Pino. La cosa importante è che ci ricordiamo che quello era l'oggetto che abbiamo fatto, la scansione che abbiamo fatto all'inizio, che ci vogliamo sempre tenere come punto di riferimento stabile sulla nostra modellazione. Così, se ingrandisco, faccio degli offset, faccio delle cose, so sempre che la mano è di quella misura lì. E posso sempre usarla come booleana, come elemento di lavoro nel mio progetto. Quindi, nascondiamo la scansione originale, lavoriamo su superficie, la visualizziamo e prima cosa che facciamo è aumentiamo un po' la dimensione del pennello, vado su selezione e amputiamo le dita. Lo possiamo fare o selezionando e cancellando, quindi a questa maniera, non è magari la maniera migliore. Possiamo fare Edit Plane Cut che taglia il nostro oggetto con un piano. C'è una freccia qua che serve a invertire la direzione di taglio. Così sembra già di più la mano che c'è lì in piazza della borsa. Dovrei lasciare il dito medio però. E allora non voglio rimeshare. Se io lascio remeshed fill, lui mi chiude il buco delle dita. Io invece non lo voglio. Faccio no fill, accetto e comincio a stagliuzzare via tutte le parti che non mi servono. Fatelo senza pietà per la mano in questione. Quindi elimino tutta la zona che non mi serve. Io voglio lavorare su un tutore che giri attorno, tutore classico, quello che gira attorno al pollice qua. Per cui mi interessa l'area, quest'area qua della mano, mi interessa il dorso della mano, voglio lavorare in questa zona qui. Quindi questa zona non mi interessa e la eliminiamo un po'. Ok, semplicemente perché così riesco a vedere meglio questa zona e a lavorarci un po' meglio. Posso iniziare a fare una selezione di dove lavorerò col tutore. Quindi vado sullo strumento di selezione, allargo un po' il pennello e mi disegno la zona che occuperò con il tutore. Per cui possiamo fare che giriamo attorno al pollice, perché è la parte che ci interessa proteggere. Quindi il nostro tutore si infilerà attorno al pollice così, e quindi magari deve essere aperto sull'altro lato, ok? Quindi lo infilo di qua e cerco di immaginarmi quanto deve essere largo sul lato di qua per permettermi di inserirlo senza problemi. Ok, vorrei farlo magari un po' più lungo sulla parte del braccio, però siccome la nostra mano finisce lì, ce lo teniamo in versione corta il tutore. Se avete selezionato di troppo, premete Ctrl e potete levare poligoni in eccesso in alcune zone. Lo chiudo un po' più di qua. Fate un po' come volete, tanto facciamo delle operazioni di modellazione simile, ma se volete disegnare in una maniera diversa, andate liberi, tranquilli. Adesso vogliamo rifinire un po' il bordo della selezione, per cui andiamo in Modify Smooth Boundary, no scusa, Optimize Boundary, e lui ci elimina dei poligonini in eccesso, però non liscia molto la selezione. Diciamo che ci va bene così il nostro tutore, e andiamo su Modify, inverti selezione, e questa è una delle operazioni irreversibili che faremo, premiamo Canc, eliminiamo tutto quello che non ci serve. Ok? Quindi questo già inizia a somigliare vagamente al tutore. Ok? Notiamo due cose: l'interno dell'oggetto ha una texture strana,
Quello è la parte dove ci sono, non ci sono le normali, cioè stiamo vedendo l'oggetto dall'interno. Cioè Mesh Mixer ci dice, guarda, questo è il dietro dell'oggetto, cioè la parte normalmente non vedi perché è l'interno, ok? Quindi il dentro di noi stessi. Se noi vogliamo, per qualche ragione è girata male nel nostro oggetto, possiamo selezionare tutto. Quindi CTRL A o selezionate solo una parte, andate sempre in Modify e fate, no scusate, in Edit, Flip Normal, e diciamo che il dentro è il nostro fuori, ok? Questo ci servirà più avanti, lo useremo probabilmente. Adesso riseleziono e faccio il contrario, quindi selezioniamo, Edit, Flip Normal. Se noi avessimo delle normali girate male, quindi due triangoli adiacenti hanno le normali girate in maniera sbagliata, di solito ci sono dei comandi automatici per unificare le normali della mesh. Quello è un altro errore di topologia, normali invertite, e le possiamo raddrizzare. Allora, facciamo un primo backup, un altro backup della superficie. Quindi facciamo di nuovo copia di questo oggetto, nascondiamo, lo riselezioniamo, quello nuovo, e iniziamo a lisciare il nostro oggetto. Per cui, prima cosa che facciamo è selezioniamo tutto, modifica smooth boundary. Questo ci permetterà di lisciare il bordo della nostra mesh, ok? Quindi hai selezionato, hai già invertito e canch? Non va. Non hai canch sullo schermo, quindi edit, discard. C'è anche proprio il comando edit, discard. O X. Quindi anche X va bene come strumento di cancellazione. Di nuovo, CTRL A, Command A, Edit, Modify, Smooth Boundary. E giocando un po' con i settaggi possiamo lisciare di più o di meno la nostra mesh. Dipende da quanto avete. Possiamo preservare più o meno la forma. In questo caso cercherei di lisciarla il più possibile. Quindi se preserviamo un po' meno. I border rings mi pare siano quanti poligoni vengono influenzati da questo smoothing, quindi più aumentate e più dovrebbe riuscire a lisciare, e più aumentiamo smoothness più dovrebbe riuscire a lisciarla. Per adesso facciamo una prima lisciatura a questa maniera, ce la teniamo buona, accettiamo e già comincia a essere un oggetto un po' più sensato. Facciamo una cosa analoga però per la superficie. Noi sul nostro tutore non vogliamo avere tutti questi dettagli delle curve del palmo della mano, sia perché ci danno dei problemi di modellazione, cioè se vogliamo fare degli offset, dare degli spessori, aumentare la densità del materiale, quelle curve così strette ci danno un po' fastidio. Sia perché vogliamo fare un tutore un po' più liscio, deve seguire le forme del corpo, ma non troppo. Quindi di nuovo con tutto selezionato, modify, no, deforma, smooth. Quindi iniziamo a fare un po' di smoothing, ci piace già di più. Allora, la scala dello smoothing è quello che influenza quanto stiamo lisciando il nostro oggetto. Non esageriamo perché comunque un minimo di attinenza alla mano di partenza la vogliamo tenere. E i constraint ring in questo caso sono quelli che vincolano le mesh a stare più aderenti alla mesh originale. Cioè sia la scala che i constraint ring sono due modi diversi di lavorare su quanto sto lisciando. Cioè aumentare la scala vi permette di lisciare di più, ma i constraint ring di tenerla più aderente alla mesh in alcune zone.
decidiamo che ci va bene questa lisciatura, andiamo avanti, accettiamo. Vediamo adesso rispetto alla mesh originale come abbiamo modificato. Io posso anche lavorare tenendo visibile l'altra mesh, ok? Per cui adesso ho selezionato superficie, sto lavorando su superficie, ho visualizzato anche scansione originale, vedo anche scansione originale. Va bene così. Ovviamente adesso mi rendo conto che la mia scansione, cioè il mio tutore sta troppo dentro la mano, è troppo stretto, però ci penseremo un attimo più avanti a spostarlo un po' più fuori. E per cui rinascondo un attimo la mano e adesso, per semplificare le operazioni di modellazione successive, intanto se avete dei difetti di curvature, cose del genere, potrebbe essere il momento giusto per correggerli. Tipo, scegliete la zona che è rimasta ancora un po' bruttina del vostro oggetto. Andiamo su selezione, scegliamo una dimensione di pennarello adatta a selezionare la zona che ci interessa. Selezionate una zona un po' difettata e standoci un po' larghi attorno. Conviene uno alla volta perché magari usiamo dei settaggi differenti, per cui se avete tante zone difettate fatele un po' per volta. E con questa zona selezionata torniamo su Deforma Smooth e esageriamo tantissimo la scala a questo punto invece per cercare, non so come meno sta funzionando, cioè sta funzionando ma... Ok, devo ridurre in questo caso i constraint rings. Ok, questo è il massimo che posso fare, sono al massimo di qua, al massimo di là. Allora, il massimo, il fondo scala degli slider di Mesh Mixer non è esattamente un fondo scala, a volte alcuni numeri si possono scrivere a mano, dare invio e andare oltre quella scala lì. Infatti adesso l'ha fatta la modifica in più. Se io do 500 invio, lui sta continuando. A volte è difficile vedere se fa la modifica. Vabbè, diciamo che l'ha fatta. Accettiamo. E di nuovo nel mio caso non mi piace molto il boundary, quindi lavoro anche un po' sul boundary. Quindi modify smooth boundary. In questo caso, se guardate il mio schermo, mi ha selezionato il boundary della selezione. Non è esattamente quello che volevo fare, quindi premo Esc e annullo. Lo farò in un altro modo. Ok, premiamo W, controlliamo un po' come è messa la nostra mesh. Direi che per la quantità di dettaglio, nel senso la nostra mesh molto fine, cioè molto, molto liscia a questo punto, questi dettagli sono troppi, perché sono quelli originali della scansione che avevano dei dettagli maggiori in base a come era, cioè se c'erano delle curve un po' più strette, e sono rimaste qua. Io adesso quindi la voglio rendere un po' più uniforme e ridurla un pochino, per cui di nuovo seleziono tutto, edit. Posso fare o remesh o reduce. In questo caso, siccome voglio ridurre, è più facile fare reduce. Riduco in percentuale un po' di più. Diciamo non low poly quanto stavamo facendo il coniglietto prima, ma l'alleggeriamo parecchio. Io provo un 90%. Allora, se vi dà dei problemi a spostare lo slider, vi conviene scrivere il numero quando dovete fare dei salti un po' più grossi, perché alcuni comandi sono molto pesanti e lui cerca di calcolare ogni micro spostamento che fate sullo slider, per cui se gli volete far fare un salto grosso, conviene scrivere e andare avanti. Ci teniamo una mesh più o meno larga in questa maniera. Ci sono vari algoritmi di riduzione, ve li guardate con comodo poi. Vedo Alberto che sta lavorando anche di pennello. Vediamo un po' il suo schermo. Stai
stai facendo lisci cose? Pipillando. Ok, torniamo. Però usare anche i pennelli per correggere dei difetti da qualche parte è un ottimo modo anche quello. Per cui deselezioniamo Sculpt, controlliamo che il pennello sia su volume. Nonostante il nostro oggetto è vuoto, possiamo lavorare anche in maniera volumetrica. Buon weekend. E, ad esempio con shrink o smooth, ci dovrebbe essere da qualche parte. Shrink smooth significa che tende un po' a stringere il nostro oggetto, e quello robusto, proviamo quello robusto, nel mio caso forse mi serve. E sono riuscito un po' a risolvere il problema che avevo in questa zona. Trovo altre zone magari un po' problematiche e posso cercare un po' di lisciarle in questa maniera. Allora, qui è importante dove cade il pallino rosso, perché se vado oltre vado a lavorare sul dietro della mesh. Questa sfera che vedete è la zona di interesse dell'operazione, che ha un fall off, significa che al centro è più forte l'operazione e via via che mi avvicino al bordo della sfera diventa sempre meno forte, e questo fall off ha questa forma qua, per cui cambiando il fall off posso cambiare come si comporta il pennello. Posso avere anche un colore, non so cosa serve nel caso di questo. Bah, nel caso il volume non credo cambi molto. Abbiamo dei refinement, cioè mentre lui lavora mi cambia la mesh, quindi me la può ridurre o aumentare di risoluzione e me la può anche rifinire, per cui dosando questi parametri potete decidere se fargli modificare il numero di poligoni, se io disegno usando un pennarello che mi disegna, posso magari decidere di aumentare quanto lui mi crea i poligoni, lo devo abilitare il refinement, e lui mi modifica in maniera un po' più grossa. Se scelgo un pennarello un po' più appuntito, mette una stringa alta però abbastanza fine. No, non sta funzionando, ok. Io adesso non vedo molto quello che sto facendo, ma se levo i poligoni vedete sto proprio disegnando non molto bene sulla mia mesh. Magari devo farlo un po' più larghino. Però si può proprio disegnare, creare dei rilievi, giocare molto sull'oggetto, e riesco a aumentare il dettaglio perché attivo refinement che mi crea, mi aumenta i poligoni, me li rifinisce via via che io sto lavorando. Annullo questa operazione che è deleteria per il mio tutore. Torniamo a noi, abbiamo più o meno lisciato il nostro oggetto, visualizziamo la nostra mano, andiamo a cannone adesso perché ci manca pochissimo, e facciamo un'operazione molto rapida per fare lo stile un po' più pop di tutore. Selezioniamo tutta la nostra mesh, la offsettiamo. Offset è uno strumento molto potente per dare 3D a una superficie. Adesso vedete, lui mi sta creando due mesh. Anzi, facciamo prima una cosa. Creo prima una copia della mia mesh, così vi faccio vedere due opzioni. Due opzioni che possono andare bene. Selezioniamo tutto. Edit. Dicevo offset. Diamo un offset al nostro tutore. Anzi, prima lo diamo leggero leggero, di circa un millimetro, per allargarci, cioè creare uno spazio tra il tutore e la mano, cioè uno spazio per farlo stare un po' più comodo, non farlo stare troppo stretto. Quindi scrivo 1, che è un millimetro, visto che stiamo lavorando in millimetri, quindi adesso il tutore ha uno spazio di un millimetro, e le opzioni mi vanno bene, quelle di default, accetto,
E lui mi ha creato una seconda mesh che però è parte della stessa mesh, cioè sono connesse ma non connesse, ok? Come faccio a separarle? Vado su Edit, faccio Separate Shell. Separate Shell è un algoritmo che cerca tutte le cose che sono connesse l'una con l'altra, cioè parte da un poligono, trova tutte quelle collegate e dice questo è un pezzo, parte da un altro poligono che avanza, trova tutti quelli collegati e lo separa. È molto utile quando avete quelle scansioni frammentatissime e avete il pezzo grosso, è quello che vi interessa, e poi avete milioni di triangolini a giro. Fate separate shell. E lui ci divide nel nostro object browser i nostri due oggetti. Per cui abbiamo la scansione originale, che è questa qua, nel mio caso. E questo è il mio oggetto su cui lavoro. Via via che andate avanti continuerete a creare tanti oggetti, per cui buona norma dargli dei nomi che vi ricordate, sennò quando ne cominciate ad avere una ventina prima di ritrovare quello giusto ci mettete un po'. E adesso siamo su quello giusto, qua c'è la mia mano, quindi vedo com'è posizionata. Faccio un'altra copia e continuo a fare aggiungere pezzi nel mio browser. Questo sarebbe il momento per correggere eventuali errori, tipo qua probabilmente dà un po' fastidio al pollice, dovrei allargarlo, verifico che sia tutto a posto, però evitiamo questo passaggio, selezioniamo tutto e facciamo la cosa che abbiamo fatto prima col coniglietto, quindi facciamo edit, reduce, troviamo una mesh poligonale che traspiri abbastanza bene. Quindi la farei un po' più traspirante, tipo così. Ignoriamo il fatto che sta andando un po' dentro la mano. Adesso con un pennello di scultura dove posso fare drag o gonfiare, pinzare, muovere, disattivando refinement, quindi lo disattivo proprio. Posso prendere dei punti e spostarli un po'. Quindi un attimo prima di fare la parte finale posso correggere il mio tutore e renderlo un po' più indossabile. Diciamo che va bene. A questo punto torno su Edit, Make Pattern, diamo un senso a quella roba edges che abbiamo visto prima. Vogliamo fare il tutorial un po' traspirante, un po' più flessibile qua al centro. Questo dipende ovviamente da quanto è bella la mesh, per cui adesso mi accorgo che viene un po' male. Torno su Select, seleziono tutto, faccio Edit, Remesh. Faccio una mesh un po' più carina magari. Elimino Preserve Group Boundary e anche Smooth Group Boundary. Una densità un po' più bassa, facciamo una cosa del genere, accettiamo. Magari poi mi correggo un po' meglio sti poligoni, ma ce ne fregheremo al momento. Edit, make pattern, edges. Adesso è già un pochino più bellino. Accettiamo. Ovviamente qua dobbiamo dargli una scala sensata per il processo di stampa 3D che useremo. Quindi se facciamo una stampa FDM, 2 mm sono un po' fini per riuscire a stampare questo oggetto. Per cui quando abbiamo fatto l'offset prima dovevamo pensarci, sapere che avremmo fatto dei bordi larghi 2 mm, e cioè quindi che andavano 1 mm verso l'interno. Per cui 1 mm di offset che abbiamo fatto prima va bene, ma probabilmente sarà un po' stretto questo tutorial. E quindi diciamo che va bene 2 mm, faccio update, un po' più complesso di prima. Ok, già qualcosa di sensato, accettiamo. Abbiamo creato un primo tutorino molto caruccino così. Ok, allora ovviamente io qua prendo il mio programma di modellazione parametrica, mi creo la connessione per una fibbia,
la importo qui dentro, le posiziono con trasforma, seleziono i due oggetti, faccio una booleana, devono essere oggetti chiusi. Io, se volessi andare esattamente intorno alla mano, potrei sottrarre a questo tutore, sottrarre la mano, per esempio. Quindi se io ora prendo la scansione originale, seleziono prima il tutore e poi la scansione originale, boolean difference, ovviamente avrò dei problemi nei punti dove la mano va sopra il tutore. Questo algoritmo è un po' pesante, se avete degli oggetti un po' pesanti, per cui salvate, non come ho fatto io, potrebbe crashare. E per cui potete continuare a aggiungere oggetti, sottrarli, tenervi sempre da parte la mano, eliminare le parti, così, e riuscite a creare degli oggetti che vanno molto bene attorno alla mano. Un'altra cosa interessante è le superfici che abbiamo creato si possono unwrappare in una maniera diversa rispetto alla mesh che vedevamo prima. Annullo questa operazione, tanto vi siete immaginati quello che fa. Crasha tutto. Ok. Questi sono problemi, tutti i puntini rossi che ha trovato, per cui c'è qualcosa che non gli piace. Le booleane sono sempre problematiche un po' per i software di modellazione. Riseleziono la mia superficie, questa qua, e io se volessi termoformare questo oggetto oppure metterci un'imbottitura dentro, quindi la voglio tagliare laser da una roba piatta, possiamo andare su Edit Unwrap e lui ci crea l'oggetto che ha la forma che ha una deformazione minore per diventare piatta. Per cui secondo lui questo oggetto si può rendere piatto a questa maniera. Ovviamente ci sono oggetti che sono più facili da rendere piatti e oggetti che sono meno facili da rendere piatti. Ad esempio, se io questa me l'ha creato come oggetto nuovo, per cui posso continuare a lavorarci. Se io questo tutore lo taglio qua nel mezzo, per cui faccio seleziona sulla mia superficie visibile, elimino un pezzo, no, non così, no. Adesso è un po' troppo low poly, però ci faccio andare bene così. Cancello e faccio di nuovo l'unwrap. Lui troverà una soluzione completamente diversa. Mi dà delle misure dopo, insomma, posso fare varie cose. E a questo punto è un oggetto che è probabilmente un po' più facile da rimettere attorno al pollice lì. Per cui io posso creare magari con la superficie interna creo il pattern da laserare per fare l'imbottitura. Con l'altra tecnica di prima ci siamo fatti il tutorino. Li metto insieme, aggiungo le fibbie, ci metto lo strap e posso fare operazioni di questo genere. Quello che sta facendo Alberto era esattamente la cosa che vi volevo far vedere dopo. Potete fare anche offset solido. Tu hai fatto quella maniera? No, hai dato in realtà più, hai dato uno spessore grande ai poligoni. Ok, vi faccio vedere l'altra tecnica. Torna sul mio schermo. Okay. Torniamo sulla superficie, questa qua. Questa superficie qui. Scusa. Questa superficie qua. Annullo il taglio qui. E di nuovo seleziono tutto, edit, offset, stavolta l'offset lo facciamo solido, quindi connesso, facciamo di 2 mm. Questo è un tutore decisamente più stampabile con l'FDM. Possiamo fare una soft transition, non so cosa sia. No, teniamola disattivata.
Accettiamo così. Ignoriamo il fatto che è molto brutto, perché adesso selezioniamo tutto di nuovo, modify, smooth e rilisciamo tutto. Allora, tenete conto però che lo smoothing deforma molto le forme, per cui sempre molto attenti a non esagerare con lo smoothing, cioè teniamo sempre d'occhio che non dobbiamo allontanarci troppo dalla mano originale, ok? Più o meno questo, poi è un programma su cui potete giocare senza troppi rischi e vedete che è molto facile. Due piccoli bonus, se guardate dentro la cartella software che vi ho girato o dalla presentazione cliccate sul programmino Voxel, questo qua, ci sono due programmini basati Voxel based, non su Minecraft ma su Magica Voxel, vi va sul sito GitHub di Tizio Tizia, non so, Tizio. E ci sono due modellini, specie di programmini di modellazione voxel molto carini, con cui potete giocare. No, questo è il viewer. Apro l'altro, che invece è per creare tre reni in 3D e renderizzarli, che è bellissimo. E apriamo le mappe di default. E in pochissimi secondi crea dei terreni, elevation map, tutto basato su voxel. Se cerchi F3CPH trovi Possiamo farli poligonali. fagli capire che ci siamo, vai, fagli vedere che ci siamo, Sir Karma, lui utilizza solo questo software per fare le cose pure. Come hai detto, si chiama? Sir spazio Karma, con la C. Karma? È per fare questo genere di roba qua. Allora, questo qui è fatto con l'altro programma che si chiama Magica Box. Magica Voxel. E è standalone, per cui basta che lo unzippate e Sì, potete sì. lanciarlo subito. E, Ci sono anche molto, le molto immagini. divertente. Cioè, fa uno per uno e poi li mette insieme. Magica Voxel invece è Paint in 3D, molto carino. A parte queste schifezze che sto facendo io, si può fare cose molto più No, carine. guarda molto. Potrei Bisogna fare attacci. aggiungere. Se no, per niente. Ci giochi con tuo figlio? No, Come? No, per sì, far ci ho vedere giocato. bambini io, Sì, eh? ci ho giocato. O ci hai giocato te, no, Lo figlio? faccio vedere che uso io. Però ci sono anche robe un pochino già fatte per vedere un po' cosa si può fare. Mondo Minecraft, così. Credo si possa anche renderizzare. Sì, ce la fa, esatto. Wow, bello. Ci Vabbè. puoi aggiungere anche gli effetti di shader. Sì. Dal sito poi si poteva andare anche su l'account Twitter di lui e vi dà un po' un'idea di cosa si può fare perché ci sono dei post di gente che gli twitta cosa ci fa e carino. Beh, questa era la parte divertente dei voxel, la parte nerd dei voxel era quella su Grasshopper, Monolith e vari. Ce l'hai Era la qua. parte Ok. più artistica. Buono. Ma se vogli diamo un'occhiata, ora chiudiamo qua. Grazie Tiziano. Grazie a voi.